Un cordiale saluto a tutti gli amici di Spazio Penultima Frontiera, bentornati per questa ultimissima puntata pre-natalizia. Mi preme soprattutto ringraziare tutti coloro che hanno accettato l'invito per partecipare a questa diretta e naturalmente di essere in vostra compagnia e sperare che questa possa essere una cordiale riunione tra amici per augurarci buon Natale. Non parleremo prevalentemente di spazio, ma parleremo in compagnia di ospiti, comunque per fare un riassunto di come è stato l'anno, di quali sono i futuri propositi e naturalmente saluteremo tutti quanti durante la diretta. Nel frattempo che aspetto la mia compartecipatrice e partner della trasmissione, e intanto il benvenuto a tutti quelli che già si sono collegati e che possono seguire la diretta, basta collegarsi, ricordatevi che risulterete come semplici anonimi utenti Facebook se non cliccherete l'autorizzazione a partecipare come nome attivo, mentre invece chi l'ha già fatto vedrà il suo nome. Quindi subito do il benvenuto ad Antonio Mangiarelli e a tutti gli altri che in questo momento si stanno collegando e naturalmente potrò leggerli non appena avrò una partner a farmi compagnia. Sarà con noi ospite Letizia Davoli, che è gentilmente da TV 2000 e che con il logo un po' feccato, faker, l'abbiamo voluto mettere così in rappresentanza della nostra ospite. E ovviamente discuteremo di tanti argomenti. Naturalmente poi avremo ospiti, per esempio Federica Ardigò di Fedarmos. Abbiamo già mandato il primo spot pubblicitario dedicato, ricordandovi che c'è il giveaway, che follie delle follie stiamo modificando all'ultimo momento, tanto ormai quelli che dovevano comprare l'hanno fatto. Probabilmente faremo una cosa all'improvvisata, come si suol dire, e la faremo in modo che ci siate tutti. Voglio naturalmente annunciare con gran piacere l'arrivo della mia compartecipante, la mia partner di trasmissione, che naturalmente sono ben lieto di ospitare. Naturalmente, ovviamente, vi ho già accennato, anticipato di chi ci sarà. Poi, tra gli altri ospiti, avremo altri rappresentanti dei vari circoli, delle varie associazioni, dei vari blog che hanno accettato di partecipare e che naturalmente saranno in buona nostra compagnia. Naturalmente voglio sperare che si ricordi Letizia che deve schiacciare il pulsante di StreamYard, la piattaforma che ci permetterà di poter dialogare insieme in allegria e di non lasciarmi solo per troppo tempo. Anche se si può andare avanti, voglio in ogni caso ricordarvi che è sempre un piacere avervi in vostra compagnia. Naturalmente cercheremo di parlare del più e del meno, ma naturalmente anche di avere anche altre informazioni, di potervi raccontare la nostra esperienza, raccontare tante cose che hanno fatto seguito questi ultimi, soprattutto anche negli ultimi mesi, perché comunque è stato un qualcosa di intenso, soprattutto a livello di novembre-dicembre. Abbiamo visto di tutto e di più, c'è stato veramente un grande movimento, un grande diciamo grande partecipazione da parte degli enti spaziali, soprattutto SpaceX. Abbiamo assistito ai lanci della Demo 2, abbiamo visto Crew 1, abbiamo visto il lancio sperimentale, il test di volo di SN8, la Starship, che è il progetto targato Elon Musk,
che sta cercando di acquisire il successo e soprattutto di conquistare lo spazio con le future esplorazioni. E questo lo potremo fare come? Semplicemente attraverso anche la grande partecipazione degli enti spaziali americani, della NASA, ma anche dell'Agenzia Spaziale Europea, dell'ESA, e tutto questo per permettere a tutti quanti di essere in compagnia. Naturalmente ho dato dei link per collegarsi, quindi alle 15:20 avremo Ciro e Roberto, ma intanto aspetto ancora di avere dove sei, e Letizia che ancora non si fa sentire. Naturalmente speriamo di averla qua presto. Dunque, intanto abbiamo parlato un pochino del giveaway, ricordiamoci che c'è l'estrazione del vincitore della t-shirt che potrà scegliere con il marchio Federmos una propria maglietta personalizzata con un design di suo gradimento. Quindi, grazie alle amorevoli attenzioni di Federica Ardigò, ci sarà questa preparazione in privato, ma faremo il sorteggio in diretta in modo che tutto potrà arrivare tutto regolarmente. Ho sentito un blip, eccola qua, che probabilmente mi sta aspettando nell'anticamera dell'ingresso, e quindi do anche il benvenuto a Letizia Lavoli. C'ho anche il cappellino io oggi, eh? Vorrei Beh, dire, giusto, scusate. giusto, è vero, Eh? No, lo so. tra poco lo metterò anche io, è vero, È che non avevamo è detto. valido. No, E va infatti, io benissimo perché è molto vorrei carina. Esatto, sottolineare questo fatto che tu sei senza cappello, il mio addirittura le lucette. io ce le ho fulminate, quindi dovrò recuperarlo in modalità Sì, le default. mie Quindi ne funzionano 2 su 5, però insomma, vabbè, è passato tra le mani dei figli. è No, è dell'anno di scorso. quest'anno, ma già me l'hanno consumato, È quindi va già bene così. consumata, va Hanno benissimo, va fatto bene. didattica a distanza col cappellino e a forza di farla, come vedi, insomma, Va siamo ridotti benissimo, con va bene. 3 lucette su 5, ma va bene. Intanto diamo il benvenuto intanto agli ospiti e a tutti coloro che ci stanno seguendo nella diretta. Vediamo chi ha messo il like, ovvero Denise, Roberto, già stanno arrivando Cristian, Antonio Mangiarelli, Leana, Denis Botta, benvenuti tutti quanti. Alcuni di loro parteciperanno insieme in diretta con noi, quindi direi eventualmente Marco lo facciamo entrare subito. Hai già il link, Marco, se ci vuoi seguire puoi entrare immediatamente. E intanto facciamo un piccolo riassunto. Cosa tutto abbiamo potuto esplorare quest'anno? Facciamo qualche ricordo, un piccolo passo indietro nel 2020, in questo drammatico 2020 che ha Appunto, non fatto. far domande difficili che sennò qua ci perdiamo, che già siamo a un tasso alcolico col fatto che siamo appunto bloccati in casa perché io ho sto Covid asintomatico, siamo qua che beviamo e basta da una settimana, da quando ci hanno messo qua in casa in isolamento, quindi ormai Qua siamo a livelli. veramente abbiamo avuto Letizia, ma mai fosse stata più brutta notizia di avere notizia che era positiva Vabbè. a questo Covid SARS-2. Bla, 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 bla. Detto Qualunque questo, cosa sia, ecco appunto. esatto, Va poi lo bene. racconteremo, naturalmente Sì. Vabbè, augurandoci che presto usciremo tutti quanti da questo incubo infernale, se ne può auguriamoci più. che il vaccino permetta a tutti quanti, usciamo, vaccino libera a tutti. Ed è intanto venuto Assolutamente. Federico. Esatto. E intanto facciamo entrare proprio il primo ospite della nostra giornata, così iniziamo subito a presentare Marco Di Lorenzo di Alive Universe, che sta per entrare in questo momento. Eccolo qua per la prima volta in assoluto, credo. Benvenuto. Ciao Marco. Grazie. Sì, è vero, è la prima volta che mi collego con voi, è vero. Esatto, benvenuto in questa speciale diretta di Natale, naturalmente in nostra compagnia, che apri quindi le danze a tutto spiano, se può dire così, che perché tu sei anche un blogger, ma sei anche professore di fisica, giusto? Yes. Esatto, quindi hai potuto. Lo stesso titolo di studio, credo più o meno. Sì. Mi sembra di capire, no? Anche lei è astrofisica, se non sbaglio. Sì, laurea in astrofisica, quindi va Sì. benissimo, quindi siamo tutti, insomma, io no, io sono soltanto un fan dell'astrofisica, dell'astronomia, e Ad quindi sono honorem. quello che
condurrà, diciamo, le danze in mezzo a tanti esperti che comunque tra chi mi dice non facciamo domande grosse. No, non ne faremo No, non devi domande fare domande difficili. difficili perché qua siamo, ecco, cioè, no, scherzo, parliamo di No. tutto, tanto siamo tutti pronti, dai, ce la facciamo. Esatto, ma via lì dicendo così. Quindi Marco, intanto abbiamo subito anche altri ospiti che comunque ci seguiranno, quindi ci alterneremo un attimo con i partecipanti e già stiamo correndo così perché dobbiamo inserirli tutti quanti piano piano. Quindi Marco, diciamo qualcosa del 2020 al di là di, dimentichiamoci per un attimo i brutti momenti. Quale evento a cui ti senti più attaccato, ha caratterizzato quest'anno, di tutti gli articoli che hai presentato e che hai con piacere condiviso anche su SPF. Ah, sono veramente tante le cose che sono successe. Per fortuna il 2020 da questo punto di vista è stato abbastanza generoso, no? Per quanto lo ricorderemo in termini negativi, ma l'ultimo evento, quello che mi viene in realtà per primo in mente, è stato proprio quello di cui parlavi tu, Stefano, il volo della Starship, diciamo, il volo di prova della Starship è stata una grossa emozione sicuramente. E poi anche l'ultima notizia di pochi giorni fa del possibile segnale da Proxima Centauri conclude in bellezza, diciamo, l'anno che potrebbe, se confermato, nella remotissima ipotesi che venisse confermata una scoperta del genere, trasformare il 2020 da anno orribile in un anno, diciamo, memorabile, in senso positivo. Si Stiamo spera. ancora seguendo in effetti questa notizia che un segnale radio partito dalla stella, manco a dirla apposta, più vicina del sistema stellare ternario di Centauri, Alfa Centauri, che ricordiamo è un sistema composto da 3 stelle e di cui Proxima è la più piccola, la piccolina, e ospita nel suo interno di sicuro 2 pianeti. Di questi 2 pianeti, B è quello che è situato nella cosiddetta fascia di abitabilità. Come sempre nella nostra notizia, noi stiamo sempre a raccontare un po' in una sorta di rotocalco quello che ci ha seguito e ci ha accompagnato. Diciamo che queste sono le cose più importanti che mi vengono in mente, insieme chiaramente alle imprese di Hayabusa anche di Chang'e o Chang'e 5 e Chang'e così via. 5. E poi OSIRIS-REx che sta per ripartire anche lui alla volta della Terra. Insomma, ce ne sono state parecchie di imprese interessanti, sicuramente. Letizia, hai Sì, qualche ma poi domanda da fare per il nostro ospite? Ecco, sì, prego. domanda, beh, io aggiungerei anche tutte le partenze per Marte. Purtroppo non c'è stata l'Europa di mezzo, però insomma è stato un anno in cui abbiamo visto partire varie avventure per Marte, quindi siamo tutti in attesa a febbraio che arrivino, soprattutto l'atterraggio di Perseverance, che mi incuriosisce tantissimo anche per il sistema che utilizzeranno, quindi è una grande curiosità. E poi perché è il punto di partenza della prossima avventura marziana anche di ESA, ovviamente, non solo per la nostra ExoMars, ma anche per il ritorno e il recupero di frammenti di roccia marziane a fine del decennio, quindi insomma siamo molto a lunga scadenza, però dai, si sta già lavorando. E poi cosa c'è stato ancora quest'anno? Ma un sacco di roba, c'è stata la Crew Dragon C'è che è stata la Crew andata, Dragon che è anche arrivata. questo è stato un evento pazzesco perché ha aperto anche questa un'altra era, ovviamente, dell'esplorazione spaziale e quindi è stato veramente una cosa assolutamente entusiasmante. E anche quello è stato veramente di grande ispirazione, secondo me, anche per tutti i ragazzi più giovani che stanno seguendo questa nuova colonizzazione dello spazio. E leggevo ieri, purtroppo, invece, di una possibile battuta d'arresto della colonizzazione, del ritorno alla Luna, nonostante la NASA sia stata comunque rifinanziata ampiamente, forse un po' al di sotto del budget richiesto, però pare che come progetto quello insomma sia uno che degli ultimi, però dai, non disperiamo. Questo, la Luna ormai ci sono fatti talmente tanti accordi che sembrerebbe anche abbastanza strano lasciarla indietro, voglio dire, ed è un'avventura pazzesca, insomma, senza considerare che la Cina è già arrivata lì e quindi non è che possiamo rimanere indietro, cioè ci dobbiamo arrivare in qualche Certamente. modo. Ecco. E poi c'è stato ancora qualcos'altro. Cos'è che abbiamo fatto a luglio a Luna? Che io mi ricordo un caldo bestiale il 2 agosto. Cosa è successo? A Rinfrescatemi la luglio, memoria, perché io mi ricordo, caldo no, pazzesco. agosto.
C'era un caldo bestiale all'una. Cosa ti è collato? Oddio, non mi ricordo. Che c'è stato? Abbiamo seguito di tutto e ormai io ho perso. Io ho perso il conto perché mi ricordo la Crew Dragon. Mi ricordo che ho fatto una diretta in agosto, perché io mi ricordo che ero in spiaggia, sono corsa a casa all'una per fare sta diretta, ed era un lancio di qualche cosa di strafigo, però non mi ricordo. Forse era Perseverance. Forse esatto, era Perseverance proprio. Probabilmente, che se non sbaglio. Perché sono partite tutti a fine luglio, no? A settembre, comunque sono. Esatto, sono partiti. Sì, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, già, febbraio, agosto, sì, 6 mesi. Avevamo seguito questa missione. Allora era con lei. Interesse, sì. Esatto, anche perché poi c'era la speranza, c'era sempre il terrore che qualcosa andasse storto, che si bloccasse il conto alla rovescia, che il razzo non partisse o che succedesse qualcosa lì. E lì, però, vedi, in questo SpaceX ci ricorda anche in parallelo quali difficoltà si possono fare. Con il test di SN8, infatti, c'è stata questo piccolo miracolo di voler seguire questo enorme razzo che ricorda i fantascientifici anni 50, perché grigio, largo, tozzo, che sembra, dice, ma decollerà, e ha svolto il suo compito in maniera positiva. Poi peccato, si è appiattellato come una frittata, è mancata la pressione. Vabbè, ma sono dettagli, sono dettagli. Però esatto, perché va ricordato che quello era solo un involucro, sì, che serviva solo esclusivamente per un test, e quelli che erano i più importanti erano la fase di decollo, di manovra e di discesa. E ha funzionato, sì, tutto, compreso anche i flaps, che hanno dato problemi nelle 24 ore precedenti, quindi avevano rinviato, sì, mandato, quanti giorni, credo 8-9 giorni di ritardo. Perché sì, quasi una settimana, mi ricordo, perché tutte le notti stavamo lì a aspettare che partisse e non partiva mai. E quindi, esatto, fra l'altro adesso ho visto, non so se avete visto stanotte, che SpaceX ha messo online il video con tutti i commenti alle varie fasi del volo, almeno io l'ho visto stamattina perché stanotte dormivo, ecco, e stranamente, e quindi un video veramente bello, e poi hanno già piazzato SN9, quindi non credo che riusciranno a farlo partire prima della fine dell'anno, però insomma diciamo che SpaceX ci ha abituato sempre a un sacco di sorprese, quindi noi siamo qua, aspettiamo. Intanto voglio ricordare gli ospiti che stanno piano piano per avvicinare, che stanno entrando, di collegare i microfoni e il bene, perché abbiamo tentato di far entrare Federica di Fedarmos, che è il nostro di mercato, diciamo, è quello che ci sponsorizza per andare in onda e che ci permette di investire qualcosina per andare in diretta con i nostri marchi TV 1999, SPF TV, e nonché i marchi di Maserà di Padova, dell'associazione Astrofili, cui Rossana Miani, amministratrice di SPF, fa parte, e poi Fedarmos, che vedete a fianco a Letizia nel piccolo logo, il tondino rosso che vedete a fianco. Quindi prego assolutamente di controllare i vostri microfoni, di controllare che microcamere e telecamere, microfoni e telecamere siano connessi. Continua ancora a vedere lo stesso problema di Federica, che cerca di entrare, ma io non riesco a inserirla perché il problema persiste. Quindi controlla microfono e telecamere e cerca di risolvere il problema. Ok, vediamo, forse ce l'abbiamo, almeno il microfono forse ce l'abbiamo. Ci sei? Ci sei, Federica? Sì, ci sì, sono. C'è una piccola voce. Ci sei? Non si sente la voce, si sente la voce ma non si vede il video. Arrivo che adesso sistemiamo tutto con lo spot del telefono perché internet di casa. Marco, intanto che andiamo con, appena vedremo comparire anche Federica, intanto Marco, a proposito di Hayabusa, torniamo un attimo a Bomba, proprio sei stato quello che abbiamo seguito maggiormente, abbiamo utilizzato te come rappresentante per seguire la missione di Hayabusa 2, evitando anche quindi sovrapposizioni di altri blogger che comunque hanno svolto il loro lavoro in maniera egregia, ma dobbiamo sceglierne uno e quindi ci affidiamo a quelli che hanno fatto parte un po' dello staff, anche del magazine. Eccola qua, eccola Federica. Benvenuta, ecco, grazie di essere parte per noi. Il belly flop è stato perfetto. Perfetto. Va benissimo. Quindi Federica, sono eccoci casa, qua. Scusatemi. Siamo tutti in casa, mi sa. Guarda, siamo tutti attrezzati in stile natalizio con tema e cosa. Federica, allora, dici qualcosa a proposito del giveaway, perché qui andiamo anche di bene in meglio, faremo estrazioni a Bomba, forza. Tra allora, poco ricordiamo che ci sarà il sorteggio della t-shirt e il vincitore della giveaway 2020.
Per cui passo la parola a te, Federica. Abbiamo i numeri che li abbiamo qua da parte, posso anche mostrarli, sono 21 come le persone che hanno partecipato, le abbiamo messe qui ovviamente, poi fra un po' sarò anche in diretta su Instagram e metterò dentro tutti i numeri e utilizzerò questa pallina dove facendo un po' agitare poi aprirà il buco e vedremo che numero uscirà. Stiamo tutti ben attrezzati perché ci siamo organizzati. Chi ha aderito, devo ringraziare. Benissimo. E allora, sei già pronta? Dovrei connettermi anche con Instagram, sinceramente. Allora, quindi connettiti con Instagram, preparati quando ci sei pronta, torna con noi e siamo pronti a riceverti, ok? Yes, arrivo. Ok, a tra poco. Benissimo, quindi torniamo insieme a Marco e insieme intanto prego Ciro Sacchetti, Roberto Paradiso, se sono in diretta in questo momento, di entrare in diretta e di diciamo far parte della comitiva, quindi più siamo meglio è, della serie, e quindi così leviamo le incombenze, alleggeriamo le incombenze di tutti. Eccolo qua, abbiamo, eccolo, arrivato subito Ciro Sacchetti dell'Associazione Culturale Il Cosmo, giusto? Giusto? Giustissimo. Mi sentite? Ciao, sì. Ti sentiamo perfettamente. Ciro Sacchetti, abbiamo avuto modo di conoscerlo in separata sede, diciamo, ma avremo occasione di seguire anche alcune delle sue, dei suoi video della stessa Associazione Culturale Il Cosmo. Abbiamo avuto modo di conoscere Luigi Borghi con la serie dedicata a Pillole di Scienza, Volare, dedicato alla storia della propulsione, dai primi voli aerei fino ai giorni nostri, e quindi dai fine ai motori elettrici, insomma l'ultima pillola è uscita sabato scorso con la ripromessa di arrivare quando sarà pronta, forse all'inizio del prossimo anno, l'ottava, credo, o l'ottava o la nona pillola. Comunque stiamo andando ogni due settimane adesso, ogni sabato stiamo andando in onda alle 20. Ciro, ti vediamo noi, tranquillo? Stai mettendo un dito sulla telecamera, mentre intanto vedo qualcun altro, c'è Federica già pronta. Pronti? Ragazzi? Ci siete? Ciro mi sa che si è congelato. Riesco a vedere a malapena, ecco, vedo Ciro, ecco. Ok? Ci siamo, ti vedo bene Ciro, vai tranquillo, anche se sei leggermente sfocato, un po' di appannamento ci sta. È lui che non sente però. Ah, qualche problema di collegamento. Ciro, prova a staccare e a ricollegarti. Vediamo se riusciamo a risolvere il problema in diretta. Va bene, quanto intanto possiamo dire se ci sono altri messaggi che ho visto, per esempio, un buon pomeriggio a Letizia da parte di Andrea Cuozzo. Qualche lancio. Ciao Andrea! Qualche domanda, poi niente, ripeto, eccolo qua, abbiamo un altro intanto qui, mamma mia, vediamo di avere tutti, entra Roberto Paradiso in sostituzione, eccolo qua, Roberto Paradiso di Cosmonautica, altro gradito ospite, altro relatore, curatore, divulgatore scientifico per conto della parte sovietica, chiamiamo sovietica e russa, di tutte le missioni abbiamo potuto seguire questa bellissima serie che già avevi presentato a suo tempo e che SPF ha riproposto, e quindi do a te la parola per 5 minuti, poi naturalmente avremo altri ospiti e piano piano saluteremo tutti. Allora, ringrazio voi tutti quanti per lo spazio che mi avete dato, che faccio gli auguri a tutte le persone che sono collegate, anche all'amico Ciro che piano piano sta riuscendo fuori. Questo anno ovviamente ha avuto tutti i suoi grandissimi problemi dal punto di vista della cosmonautica, non ci ha regalato grandissime emozioni se non nel fatto del guasto al modulo Swed della ISS, un guasto che forse non si potrà riparare così facilmente, o forse non si potrà riparare del tutto. Ha visto però il secondo lancio dell'Angara, la versione 5, che sarà poi destinata sia a sostituire il Proton come lanciatore pesante anche a portare in orbita il nuovo veicolo spaziale Ariol quando sarà pronto per il suo volo inaugurale.
Abbiamo visto anche il nuovo lancio da da Vostochny, che è il cosmodromo che la Russia ha approntato nel suo territorio, e quindi anche quello che sta preparando adesso su questo cosmodromo, si stanno preparando anche le rampe per i veicoli del classe Angara e Yenisei, sarà il principale porto di lancio per i veicoli abitati, anche se Baikonur ha un contratto ancora per parecchi anni, quindi comunque ci saranno lanci anche da lì. Per il resto io sto cercando di andare avanti un pochettino con i miei piccoli racconti, con le storie. Adesso ne sto preparando uno che è una storia da noi praticamente sconosciuta, di una missione russa che ha avuto un epilogo che poteva diventare tragico, una storia che veramente c'è pochissimo in Italia. E mi sta aiutando il diretto interessato, anche se non proprio direttamente, perché è abbastanza anziano e quindi non è in grado, diciamo, di fare una intervista diretta, ma sono venuto in contatto con la sua figlia e quindi stiamo facendo raccordando tutte le testimonianze per poter fare un articolo anche abbastanza lunghetto, ma devo dire sarà veramente molto interessante quando lo pubblicherò. Purtroppo io ho una conoscenza del russo un po' limitata e quindi la traduzione del materiale che mi sono state fornite non sono proprio accuratissime, e c'è la figlia di questo cosmonauta ha molta pazienza nel correggere gli sbarioni che ogni tanto li faccio leggere prima di pubblicarlo, insomma. Va bene. E poi ripartiremo in video, prima o poi qualcosetta ritornerà. Va bene, intanto vedo che la schermata è limitata a solo 4 persone, quindi sì. Magari adesso chiedo un attimo cortesemente Roberto di uscire di scena, sì. 2 secondi, poi ti faccio rientrare, resta e segui la diretta. Ok, faccio remove, come devo ti fare? Ti metto io un attimo in remove, aspetta, eccolo qua, risolto, e mettiamo Federica Ardigò subito per la diretta, siamo pronti? Buongiorno, siamo in diretta anche su Instagram e ho anche approfittato in diretta di mettere i numeretti. Ci sono tutti. Marco, metto in pausa un attimo anche te e metto Letizia di nuovo in collegamento. Ci sentiamo tra un attimo, resta con noi, tra poco ti reinserirò. Allora, questi sono 21 numeri, ok, dei 21 partecipanti. E eccola qua, Letizia, scusami se ti ho fatto attendere. Prego, Federica. Buongiorno. Di nuovo, allora, buon pomeriggio. Devo ringraziare innanzitutto tutte le persone che hanno partecipato e che hanno reso questo Natale giveaway per qualcuno fortunato, perché vinceranno una nostra t-shirt personalizzata. E devo ringraziare perché 2 anni fa non sapevamo cosa sarebbe accaduto al nostro brand e dal nulla siamo arrivati fino qua. E quindi nulla, ora volevo chiedere a uno dei vostri partecipanti a questa diretta, quando uno di voi dice stop, io fermo la pallina e scenderà un numeretto. Allora, okay? Lasciamo a Letizia questa incombenza, lei ci dirà stop. Ok, va bene. Ok, quindi intanto aggiusto un attimo anche Ciro, al quale metto anche tutto l'edit name per completo. Prego, pure, intanto andate pure, vai pure. Ok. Stop. Quando devo dire stop. Okay. Sì, ha sentito. Adesso dovrà scendere la pallina. Nel frattempo che la pallina scende, voglio salutare Luigi Borghi, che saluta Marco Di Lorenzo, che è per lui una fonte inesauribile di informazioni. Ottavia Zorzi, grazie, bravissimi, grazie per tutto. Un abbraccio a Antonio Mangiarelli, che ci saluta, non può trattenersi. E un abbraccio, devo continuare ad andare avanti con i messaggi. Ma veramente, intanto, Federica, ci siamo? Abbiamo la pallina. Prima, a chi la mostriamo? Al pubblico Instagram o alla chat? Fai come vuoi, basta che... Okay, che numero è uscito? Siamo il numero 5. Posso testimoniarlo, lo vedo, è un 5. 5, 5, e in diretta posso far vedere, se si può, chi ha vinto il giveaway, giusto? Vediamo chi è stato il fortunato vincitore. Chi ha vinto il giveaway, il numero 5, è stato... se si apre, mi sentite? Sì, vai. 5 1 8 6 5 1 8 1 3. Biglietto appartenente a Corti Miriam.
Miriam Corti, vincitrice del giveaway 2020 di FedarMoss. Congratulazioni, sarai contattata se non ci stai seguendo in diretta e sarà esatto. Quindi un piacere averti, comunicarti che sarai la, sei stata estratta come vincitrice del giveaway. Niente intanto di particolare, immaginate. Instagram cosa... ci dà il buon Natale, la buona vigilia a tutti, ti ringrazio anche a te. E finalmente abbiamo estratto questo vincitore del giveaway. Meno ok. Male. Grazie Federica. Grazie dalla a voi. Un abbraccio e buon proseguimento, buon Natale. Anche a voi. Ciao, ciao cara. Alla prossima, un saluto da tutti. Ciao, ciao. Ciao ciao. E quindi salutiamo, quindi inseriamo, quindi abbiamo subito salutato, quindi inseriamo, torniamo di nuovo Ciro Sacchetti del Cosmo, Roberto Paradiso con noi. Adesso io uscirò di scena e lascio la parola a Letizia sperando che riesca a essere continuamente okay. In diretta. Ok, e io ti leggo un e cosa diciamo? Scena. Cosa diciamo? Cosa diciamo? Qualunque no, vai, perché allora, questa cosa mi lascia la parola, è vero che io senza parola non ci rimango, però insomma cerchiamo un tema di cui discutere. Dai, a parte gli scherzi, ci siamo tutti ci e siamo cinque, tutti. Vai, ce l'abbiamo fatta. Ok, tema piacere, facciamo argomento piacere, così giusto per partire quest'anno. Okay. No, diciamo abbiamo cosa ci aspetta di... e dai, dimmi. Esatto, abbiamo parlato di Hayabusa, abbiamo parlato di Starship, abbiamo parlato di Crew One in generale, anche se un po'... ancora magari alla leggera, comunque complimenti per la missione privata con 4 membri di equipaggio a bordo di questo salotto. Beh, il prossimo è il nostro Pesché, no? Anche ESA parte con la prossima missione, la Crew 2 se non sbaglio. E quindi esatto. Vuol dire che questa missione prende, questa Crew Dragon prende sempre più piede, questo non può che fare piacere, insomma, trovare un altro modo per arrivare alla stazione spaziale. Non so se giusto per divertirci un po' insieme avete letto la piccola polemica dei giorni scorsi fra Roscosmos e la NASA, proprio a questo proposito c'è stato un tweet di Rogozin, se non sbaglio Rogozin, il nome sì. Okay, lui ci ha abituato un po' ad essere un po' sopra le righe perché è un personaggio piuttosto pittoresco, insomma, abbastanza peperino di Roscosmos. Diciamo che la polemica tra virgolette è sì. Quella dice va bene, è bello fare tutto quello che fate, ma venitela a fare in Siberia come lo facciamo noi, e quando casca nel lago ghiacciato quando casca, io infatti ecco proprio per questo invece vorrei aggiungere una cosa, che questa concorrenza sta riaccendendo una corsa allo spazio che non rivedevamo da tanto tempo. E far solo che piacere, perché ci si adagia di solito sugli allori, cioè io sono un fan della cosmonautica, per cui dovrei dire i prodotti russi sono i migliori, qua di là sopra di sotto, non è proprio così, e sono i migliori quando c'è ovviamente qualcuno che ti aiuta a migliorare, perché se no ci si plafona su qualcosa che già è esistente e si continua a portarla avanti perché tanto funziona e c'è solo quello. Quindi benvenga SpaceX, benvenga soprattutto non vedo l'ora di vedere la CST-100, perché comunque secondo me è un veicolo anche superiore, quello della Boeing, purtroppo ha avuto una gestazione non troppo felice a livello di software, ci ha avuto un sacco di problemi, però è un'ottima macchina. E non vedo l'ora anche di vedere il Dream Chaser, se non altro perché è quello che è stato trattato un po' come la Cenerentola della situazione, cioè non ha vinto la gara, però comunque è andato avanti con i mezzi suoi e alla fine ha sviluppato un ottimo prodotto, devo dire non originalissimo, ma in questo campo non c'è tanto chi ha copiato chi, cioè parliamo di aerodinamica, l'aerodinamica mi insegnano chi ha studiato più di me, c'ha delle leggi ben definite. Lo squalo e il delfino sono simili, ma sono uno è un pesce, un altro è un mammifero. Per cui le soluzioni la natura le prende sempre nello stesso modo. L'aria come l'acqua sono dei fluidi e privilegiano le stesse forme. E quindi il Dream Chaser assomiglia molto alla Hermes che una volta la ESA voleva lanciare con l'Ariane, assomiglia moltissimo al MiG-105 Spiral, assomiglia tantissimo a tante altre cose, però io lo considero un prodotto originale e veramente non vedo l'ora di vederlo in orbita. Quindi non vedo l'ora di vedere l'Ariol, non vedo l'ora di vedere tutto quello che ci sarà di nuovo, perché io sono cresciuto, sono del 65, il mio primo ricordo è stato lo sbarco sulla Luna e quando c'era questa corsa allo spazio per me era una cosa fantastica, era Natale tutti i giorni, quando leggevo andremo su Marte nel 1980, faremo questo, faremo quell'altro. Poi questo futuro ce l'hanno un po' negato perché
i soldi sono finiti, la concorrenza non c'è stata più, il cattivone che stava dall'altra parte della corona, della cortina di ferro, non è stato più il cattivone, per cui non c'era più qualcuno da battere. Non c'era più la lotta, infatti, non c'era più la corsa. Non c'era più nemmeno quello da battere, quindi niente, questa sì, diciamo che si è sviluppata una corsa allo spazio in un'altra maniera, cioè si è stabilizzata, si è creata quel substrato, come diciamo, potremmo dire, di conoscenze che ci consentono di andare in sicurezza nello spazio. Perché prima sì, purtroppo non ci si andava tanto. Si è anche dovuto aspettare molto l'arrivo di nuove tecnologie che hanno permesso di miniaturizzare, di creare nuovi software, i computer. Esatto. Diciamo che c'è stato uno stallo finché non c'è stato il salto tecnologico che ha permesso poi anche ai privati di entrare in un settore che fino a quel momento era appannaggio proprio anche per i grandi investimenti delle grandi agenzie. E ha fatto venire voglia a tanti, perché insomma vedo anche ci sono un sacco di privati da Rocket, come si chiama? Rocket Launch, che lancia dalla Nuova Zelanda, c'è anche un sacco di gente, infatti. Certo. Tra l'altro anche, motori anche molto potenti, cioè utilizzano delle tecnologie che magari la NASA ha scartato per motivi di budget e invece chi ha i soldi ha potuto sviluppare e effettivamente i risultati si vedono, perché pensare che la Crew Dragon non abbia la torre SAS, cioè la torre di emergenza per il rientro d'emergenza utilizzando i Super Draco, che sono veramente dei razzi molto performanti e dovrebbero essere in grado anche di farla atterrare in maniera morbida, effettivamente qualche anno fa non era una cosa pensata. Infatti, sì. Quindi questo è soltanto progresso che è ben accetto da tutti. De Racozzi ne fa bene, devo dire, a fare la polemica, perché questo fungolarsi a vicenda alla fine ci fa divertire a noi che siamo appassionati. Penso assolutamente, infatti Ciro siamo sempre lì. È d'accordo con me. Sì. Assolutamente, è un momento veramente molto vivo rispetto a quelli che sono stati i decenni passati, dove si viveva dei ricordi della grande corsa allo spazio, come tu hai ben citato, Roberto, e adesso si ricomincia a vedere un vero e proprio, una lenta accelerazione verso quelle che sono tecnologie non delle grandi agenzie spaziali, ma bensì appunto dei privati che si stanno veramente affacciando in maniera molto interessante al campo spaziale. Ci sei. Mi sentivate, vero? Sì. Ho avuto dei problemi di collegamento poco fa e allora adesso sono un po'. E così colgo l'occasione per ringraziare di nuovo Roberto per la collaborazione che ha col Cosmo grazie a voi, e spero duri a lungo e per lo spunto che mi ha dato per alcuni articoli che ho pubblicato. Grazie infinite e stiamo continuando anche noi. È un piacere, insomma. Sì, ma infatti guarda, il piacere è reciproco, credimi. Stiamo continuando anche noi con le nostre piccole pillole sulla cosmonautica e di tanto in tanto prendiamo appunto da te. Vabbè. Ma guarda, che allora ripeto, come già avevo detto in privato, ben venga chi si occupa di questo argomento. Da noi in Occidente è poco trattato, perché comunque è un po' filtrato da certi, diciamo, pregiudizi, non so, ecco, io leggo ancora commenti, ma tanto quelli con la Soyuz vanno in giro con la roba che va a molla. Sì, va anche a molla, però la molla c'è perché così non si guasta la parte elettrica, insomma, ecco, diciamo. Conoscere quella storia è importante perché è una verità storica, così come conoscere la storia dell'astronautica statunitense e di quella cinese, che è un po' un mondo un po' misterioso, ma che sta dando adesso un sacco di risultati anche clamorosi. Con l'ultima sonda lunare è effettivamente qualcosa di prodigioso, quello che ha fatto in pochissimi giorni, tra l'altro, anche sfruttando anche una traiettoria ad alto consumo, perché comunque è riuscita a rientrare sulla Terra in un giorno e quindi ha sfruttato un vettore molto potente, soprattutto nel ritorno, e che ci fa pensare che non tutte le cose che noi riusciamo a vedere riusciamo a capire di quella tecnologia cinese. Non ultimo il fatto che l'ultimo lanciatore cinese ha già lanciato in orbita, io già l'avevo detto in un'altra diretta, ha già lanciato in orbita la nuova generazione di veicoli spaziali, che è molto simile alla Yole, molto simile alla Orion, tra l'altro,
e testando il rientro con quella tecnologia che si chiama skip reentry, che è una tecnologia che serve per i rientri ad alta velocità. Mi spiego un po' meglio. Dall'orbita bassa, da dove c'è la stazione spaziale, 400 km di altitudine, il rientro ha una sua velocità abbastanza definita. Dalle orbite più alte o da traiettorie extraterrestri, quindi che può essere anche un rientro lunare o da Marte o da Venere, la velocità di rientro è molto più alta, perché non c'è carburante a sufficienza per frenare il veicolo e metterlo in un'orbita e poi farlo rientrare dall'orbita. Per cui questa velocità molto grande fa sì che ci debbano essere degli scudi termici molto, molto grandi, che però provocherebbero un aumento di peso considerevole. Allora, cosa si è studiato? I primi a farlo sono stati i russi nel 67 con le missioni della Zond, che erano ovviamente le prove per la missione lunare. Si sono inventati quello che noi facciamo da bambini giocando, lanciando i ciottoli nello stagno, cioè facendo rimbalzare lo scudo termico, in quel caso della sonda, della Soyuz, sugli strati alti dell'atmosfera. Quindi questi rimbalzi fanno sì che poi ci sono dei rientri sempre più a velocità ridotte, e si arriva alla velocità nominale dello scudo, che ha avuto il tempo intanto di raffreddarsi, riscaldarsi, raffreddarsi, riscaldarsi, riscaldarsi, e entrare nell'atmosfera alla sua velocità nominale. Quello che ha fatto il nu nuovo veicolo cinese, di cui non si sa il nome, è proprio questo: ha simulato rientro ad alta velocità, che vuol dire che stanno preparando una missione lunare con gli uomini. E prepariamoci, perché secondo me prima di Artemis ci arriveranno loro. Ecco, Insomma, tutto ne questo. vedremo Poi, delle allora, belle. passo adesso. Eh Passo un attimo la parola a Marco, che è rimasto in questo sì. momento in silenzio per tanto tempo. Voglio Ah. anche coinvolgere lui in tutto Ma questo. ascoltavo In tutto questo affascinato, contesto, però, cosa visto, è possiamo interessato. aggiungere? Perdonaci che ti abbiamo lasciato per ultimo, sei rimasto in religioso silenzio e ti chiedo scusa. Diciamo, vai, prego. No, niente, io intanto mi volevo complimentare con Roberto perché ho letto alcuni suoi articoli e sono veramente interessanti. Sono cose poco note, peraltro, quindi veramente notevole il lavoro che stai facendo. E poi, sì, avevo anche qualche domandina da farti a questo riguardo, ne approfitto a questo punto, perché Dai, si è prego. parlato anche, parlando dei vettori cinesi, i nuovi vettori che si stanno anche nuovo lunga marcia, si parla di una tecnologia di riutilizzo simile, ma non troppo, in realtà, a quella usata da SpaceX. Ne sai qualcosa? Allora, guarda, purtroppo quello che esce fuori dalla Cina non è molto. Più che della tecnologia simile a quella di SpaceX, penso si tratti di una tecnologia simile a quella che sarà in uso sia per lo Yenisei, che è il prossimo lanciatore pesante russo, che in parte per l'Angara, e che deriva da quello che era previsto per i vettori di classe Energia. L'energia, tanto per capirci, era il vettore che ha lanciato la Buran. L'energia, nel suo unico lancio, anzi, ne ha fatti due: uno con un satellite, con il Polus, un satellite militare, e l'altro con la Buran. In questi due lanci sperimentali, non è stato sfruttato tutte le capacità del lanciatore, che era completamente riutilizzabile. Cioè, i quattro booster laterali più il vettore centrale, che è l'energia A, il modulo A, avevano dei paracadute che gli consentivano di rientrare. Non rientravano con le zampette come fa SpaceX, che è ancora più spettacolare e devo dire anche più efficace, perché si evitano danni ulteriori, perché comunque un ammaraggio o un atterraggio sulla terraferma comunque qualche danno lo può fare. Ma comunque venivano comunque in qualche modo recuperati, si prevede di farli rientrare tutti nell'Oceano Indiano. Secondo me la tecnologia è la stessa. Loro hanno poi, non so se avete mai avete notato, delle piccole alette di frenaggio laterali, come ce l'ha il primo stadio di SpaceX, e come ha sempre avuto dal 66 in poi l'involucro esterno della Soyuz. Fateci caso, quando la Soyuz sta sulla rampa, ha delle piccole alette su in cima, sotto, Senti diciamo, che alla torre Stazza. quelle del Falcon 9 somigliano tantissimo, tra l'altro. Sì, sono lo stesso principio, sono degli aerofreni. Quando è già successo diverse volte, c'è stato l'aborto del lancio, nei primi 144 secondi. Diciamo che i russi questa cosa l'hanno sperimentata 3 volte.
Che succede? Che la torre SAS, quella torre che sta in alto, che hanno anche gli americani, si innescano questi motori che sganciano tutto il primo blocco, ancora coperto dalla sua copertura bianca, che ha queste alette. Arrivata a una certa quota, la torre viene espulsa, queste alette si aprono e il veicolo incomincia a cadere, frenato aerodinamicamente da queste quattro alette che si aprono a ventaglio, come esattamente il Falcon di SpaceX. A un'altra quota nominale si apre il paracadute, si toglie la copertura e il veicolo, soltanto la sezione SA, scende a terra. Insomma, quindi non è stato inventato nulla di nuovo, però perché il freno aerodinamico esiste da quando esiste l'aereo. Insomma. quindi è un qualcosa vogliamo che Elon Musk ha fatto leva molto sul software, diciamo, su quella parte. Elon Musk ha fatto una cosa grande, ha speso bene i suoi soldi. Io dico sempre, sì. Elon Musk è una persona che c'ha i soldi, è un visionario pazzo, però è un pazzo che io... Ma fossero tutti così. Perché uno che poi pochi spende bene i soldi per la felicità di noi appassionati, ecco. Tra l'altro è che appunto inventando anche cose nuove che faranno scuola, ecco. Starship ha fatto qualcosa di molto grande, di inusuale, cioè quando è arrivata all'apice della sua traiettoria si è messa in una posizione che io chiamo, da ex pilota, la posizione di volo lento, cioè sfruttando quel po' di portanza, ma soprattutto la resistenza della fusoliera, praticamente ha gestito la velocità di rientro, aumentando sempre più l'angolo di cabrata, facendo quindi sempre più freno aerodinamico, sfruttando anche gli elevoni laterali, quelli in coda. Quando è arrivata a una certa velocità, ovviamente si è riposizionata nella posizione in cui i razzi dovevano consentire di atterrare. Poi ovviamente un errore probabilmente di calcolo, ma forse anche voluto, probabilmente era forse voluto. Però la cosa rivoluzionaria è stata questa traiettoria aerodinamica di discesa, che secondo me è una cosa mai tentata prima, ed è una cosa notevole dal mio punto di vista. Io l'ho apprezzato molto questa manovra. Sì, è sconvolgente. Comunque io ancora non riesco ad abituarmi al Falcon 9 che atterra il primo stadio in verticale. Ogni volta è filmato all'incontrario, c'è un decollo messo all'incontrario, talmente innaturale, e poi la precisione è millimetrica. La precisione è notevole, ma soprattutto la potenza di quei razzi che gestiscono la frenata, diciamo, è unita a un basso consumo, perché comunque nei tempi passati il principio è il principio semplice di azione e reazione, però in passato l'efficienza dei motori che c'erano non consentiva di fare questo tipo di lavoro con il carburante residuo dei serbatoi. Adesso col carburante residuo del primo stadio riesce a frenare un aggeggio che comunque pesa parecchie tonnellate e a farlo atterrare saldamente sulla terra. Sì, ci ha avuto i suoi successi, pure un sacco di stati sono andati persi per degli incidenti, ma gli incidenti fanno parte del percorso. Cioè adesso, se si arriva appunto a recuperare il razzo in maniera tranquilla, vuol dire che quegli incidenti sono serviti a qualcosa. E quello che mi stupisce di più appunto è il progresso che abbiamo fatto questi motori in termini di consumo e in termini di potenza di impulso specifico. Questo è veramente tanto. Sì, io ho lasciato parlare Roberto, Stefano, ho sprecato la mia possibilità, opportunità. No, però volevo accennare un'altra cosa importante di quest'anno, di cui non abbiamo parlato. Assolutamente, siete liberi. Intanto mi sono perso Letizia, non la vedo più in live. No, ci sono. Ci sono. Vedo l'immagine, ti vedo temporaneamente. E che qua a casa, tra bambini, cani, capito? C'è sempre un certo passaggio, quindi quando parlano i colleghi e io mi metto in scuro, perché sennò veramente non ho dal tempo di passare al resto della famiglia. Va bene, allora dai, ci scuriamo e lasciamo la parola ai nostri ospiti. Giusto per dire questa cosa, perché va ricordato, l'uscita del catalogo EDR3 di Gaia è un altro evento, una pietra miliare secondo me, perché su questo sono già uscite parecchie scoperte, ma se ne faranno tantissime nei prossimi mesi, e la missione Gaia è veramente una missione, io la paragonerei come importanza ad Hubble Space Telescope. Molti mi daranno dell'esaltato, diranno che sto esagerando, ma come ricaduta nel campo della ricerca astronomica, secondo me ci si avvicina molto. Non è una missione così spettacolare, poi è una missione europea, non è americana, quindi non è nota al grande pubblico, ma in realtà meriterebbe più pubblicità assolutamente.
Sì, questo è vero, è vero. Diciamo che l'Europa purtroppo fa cose belle, ma le pubblicizziamo poco. Rispetto alla NASA, che anche volta che sposta un sassolino sembra che abbia trovato non si sa quante civiltà aliene, noi invece non riusciamo a valorizzare quello che abbiamo e quello che facciamo, Beh, io sono nel bene e testimone nel male. perché ho un figlio che lavora al team di Planck e hanno fatto la conferenza finale proprio qualche settimana fa. E ovviamente il progetto Planck, Marco Di Lorenzo e Letizia, sicuramente siete del settore conoscete, si studiava perché il satellite adesso che è in L1 mi sembra è Sì. Sì. spento, anche se rimarrà là, non si sa per quando, dice mio figlio, rimarrà là forse qualche millennio. Qualche è una missione bellissima, Planck. I dati però da lavorare ricercatori come lui per forse qualche altro centinaio di anni, perché i dati grezzi che Certo. sono arrivati sono una mole mostruosa per la Sì. ricostruzione appunto del modello cosmologico, il settore suo. Purtroppo i fondi sono finiti, quindi hanno fatto una bella conferenza finale dove hanno spiegato il progetto, dove sono arrivati, però se non ci sarà un seguito finisce là. Progetto dell'ESA, questo qui, Beyond Planck, vedremo come andrà avanti, insomma, peccato perché Sì, lì c'è da questi lavorare sono i tantissimo ancora. grossi problemi della nostra ricerca europea. Si investe poco e c'è un grandissimo interesse solo in alcuni settori, quindi parliamo, che ne so, giustissimo per carità, l'osservazione della Terra, sacrosanto, però insomma ci sono anche queste grandi missioni che anche scoprire come è fatto l'universo non è che sia di poco conto per capire anche il futuro del nostro pianeta, no? Quando si parla, perché andiamo a studiare Marte? Andiamo a studiare Marte perché il destino di Marte potrebbe essere il nostro, quindi finché non capiamo cosa è successo al resto del sistema solare, possiamo studiare la Terra finché vogliamo, ma noi siamo un pianeta esattamente come gli altri. Quindi è importante capire che cosa ci circonda e come mai su Marte sia sparita l'atmosfera, sia forse un campo magnetico che non c'è più. Quindi tutta una serie di cose che sono fondamentali. Ma la stessa missione Baby Colombo è una missione splendida, sia per obiettivi che per scienza che verrà fatta. E anche di quello si parla purtroppo poco, vero? Ci mette 7 anni arrivare fino là, quindi insomma ne è passato solo 1,5 e quindi c'è ancora un po' da aspettare. Però è la missione di Gaia, come diceva Marco, è spettacolare, anche perché sta scoprendo delle cose sulla nostra galassia che veramente sono incredibili, sono pazzesche. Stiamo scoprendo che rispetto a quando io ero piccolina, che ho l'età dei miei figli che hanno adesso, quindi si parla tipo un'era geologica fa, la Via Lattea sembrava una tranquillissima galassia spirale messa lì, proprio banalina, tutta Nemmeno tranquilla, invece. barrata. Ma capito, nemmeno Barrato abbia scoperto che è tutta tirata su dai lati, che cioè stia scoprendo della roba pazzesca, quindi è tutto tranne che tranquilla come pensavamo che fosse, con tutta una serie di implicazioni strepitose sulla storia e l'evoluzione della Terra, del sistema solare, di dove eravamo quando c'erano i dinosauri, di quello che può essere successo che ha fatto cambiare completamente anche uno degli effetti può essere stato fatto sul clima della Terra, dove eravamo. Guarda, tutta una serie di implicazioni che non è che lasciano il tempo che trovano, non sono così lontane da quello che invece potrebbe essere la storia del nostro piccolo pianeta, perché in base a dove eravamo all'interno della galassia potrebbero essere successe tante di quelle cose che noi neanche ce le immaginiamo nel corso delle nostre evoluzioni attorno al nucleo, insomma. E quindi Gaia credo che sia una delle missioni più appassionanti che possiamo avere. Non credo che la NASA abbia qualcosa di simile, al di là di Hubble. O quello che sarà il James Webb, se mai partirà nel 2021, che comunque ha altri obiettivi, non certo quello di mappare il cielo come Gaia, come fece il primo Parcos anni fa, insomma, anche quello fu una bella missione, anche di quella si è parlato poco. Più i cinesi forse stanno pianificando qualcosa di simile a Gaia, Sì. poi con la radioastronomia anche si sta Ah, pensando quella ripeto, sì. su base Sempre spaziale. a Un bell'impianto proposito molto grande, tra di l'altro. A proposito Sì. di radioastronomia, ne stavamo parlando prima, ho sentito parlare prima del FAST, del Ci siamo radiotelescopio. dimenticati di Arecibo. Ci siamo dimenticati, non ce ne siamo dimenticati, lo stiamo facendo proprio in questo momento. Siamo in lutto perché abbiamo perso il Sì. radiotelescopio di Arecibo. Aveva iniziato a manifestare qualche sintomo di acciacchi lo scorso agosto e tra le altre cose, vedi, stava succedendo proprio in concomitanza con il lancio verso Marte di Di Perseverance e Perseverance. del suo microelicottero, Sì. e poi è successo quel che è successo a novembre, si è rotto il cavo, uno dei cavi principali d'acciaio che sorreggeva la pesante struttura di, pensiate, 90 tonnellate di questa grossa impalcatura sospesa che altro non faceva che ricevere i segnali provenienti dallo spazio.
e poi è andato giù come un castello, come un domino, è andato giù e quindi ci siamo giocati, ma era già compromesso, ma purtroppo era una questione di tempo, perché purtroppo, nonostante le riparazioni, era stato fatto tutto troppo tardi. Ci dispiace. Sì, beh, comunque è un radiotelescopio che, diciamo, aveva la sua età, però lavorava ancora molto bene. Poi, insomma, è stato glorioso per quello che ha fatto nella storia. Ecco, non voglio fare polemiche adesso, però 50 anni, guarda un po'. Senza non diciamo male dei cinquantenni, per favore, perché siamo nel pieno degli anni. Ne ho 50 io, scusa, ecco. Siamo giovanissimi, ecco, non abbiamo bisogno di restauri. No, non parliamo di persone, parliamo di strutture. Okay? La corsa diretta, ho parlato di trans e cinquantenni, senza il trans. Diciamo, ma trans lunare, ecco. Ecco, abbiamo parlato del radiotelescopio di Arecibo, 50 anni, cinquantenne era anche, manca farla apposta, il ponte Morandi, che ha visto più di 40 vittime, tragicamente, lo voglio anche ricordare, anche tra gli eventi, anche se non è del 2020, ma comunque se ne è parlato tantissimo per quella che è stata una ricostruzione record per un nuovo ponte, ma insomma, 50 anni senza manutenzione, vedete cosa succede. Ecco, non voglio dire, ma probabilmente questo è il limite massimo che riusciamo a fare per le grosse strutture. Però, insomma, ruggine, tutto quello che volete, maltempo, incuria, tutto questo fa parte del brodo. Ok, e stiamo parlando di Natale, ok, torniamo quindi un attimo a cosa, perché voglio ricordare questo 2020 non solo per motivi tragici, ma anche per begli eventi. Quindi, la congiunzione di Natale, dai, è stata bella anche quella. Esatto, a proposito di congiunzione, ricordiamo anche quella del 21, Giove e Saturno, un bellissimo Saturno. Esatto, come poteva essere fatta? Qualcuno l'aveva immaginata addirittura che Giove passava attraverso gli anelli di Saturno, ho letto anche di questo, quindi pensate... Vabbè, ecco, sorvoliamo su quello che si è letto in giro di questa congiunzione, perché è veramente una roba che... ma è pura scienza, capito? Cioè, da bombardare qualche redazione, sì. Ecco, ma appunto, sì, tra Giove che ha 780 milioni di chilometri e Saturno solo a... Siamo al livello di chi ha pubblicato la foto della Luna rossa passandola per Marte, siamo a sti punti qua, voglio dire, ne abbiamo viste di tutti i colori, esatto, in questi giorni. Grandi eventi che francamente hanno voluto accompagnarci, ma insomma, di questo di più, di tutto e di più, ecco, queste tra le cose diciamo che dei problemi della divulgazione scientifica in Italia ci sarebbero da scrivere, insomma, tonnellate di trattati, ma va bene, parliamo invece delle cose fighe, della congiunzione, era bellissima da vedere il cielo, insomma. Tra i tanti passaggi del Sistema Solare voglio ricordare tre comete che sono state annunciate come eventi, poi alla fine dei conti quello che è successo è stato tre microscopiche comete che ancora non rendono giustizia alla grande Yakutake del 96 e alla Hale-Bopp del 97. Ecco, voglio anche ricordare questi grandi eventi. Io ho vissuto in prima persona le due comete, devo dire che la Yakutake è stato un bel pugno nell'occhio, grandissimo, che abbracciava 30 gradi d'arco di cielo, e quindi, insomma, pensate cosa, al confronto queste cometine che passano e vengono annunciate come grandi code, alla fine mi viene da piangere, perché non posso annunciare la stessa cosa che dicono in televisione o che passano attraverso internet. Vabbè, e purtroppo diciamo che ci possiamo anche consolare, come dicevamo anche prima, con i dati di Planck. Quest'anno sono usciti anche dei nuovi dati di Rosetta, no? Quindi della missione Rosetta, che continua a buttare fuori una quantità di dati pazzesca, e continuerà anche questa a dare lavoro agli scienziati. Marco, non ti sentiamo? Stavi parlando? Marco, ci sei? Altra non missione ti sentiamo? Okay. Rosetta. Come anche io volevo citare anche il telescopio Herschel, perché nessuno lo sa. Il telescopio spaziale più grande non l'ha mandato la NASA in orbita finora, ma l'Europa con Herschel, che era di 3 metri di diametro, però vabbè, pochissimo noto in realtà. Poi torniamo sempre lì. E vabbè. Vabbè, chi ha vinto, diciamo, questo mondo vale questo, ecco. Guarda, in questo mondo più parli, più fai parlare di te, più diciamo che la NASA, avendo bisogno di fondi di Stato, c'è anche dietro il grande nodo di finanziamenti, c'è anche dietro la grande questione del più facciamo parlare di noi, più veniamo finanziati, e quello è comprensibile. Che dice, è un mese che non riesco a osservare, mai fidarsi delle comete. Poi, è vero?
Luigi Borghi, sono d'accordo con Di Lorenzo, Gaia è stato un successo enorme, Cristian Ciotti, lo skip rientri venne anche utilizzato dalle missioni Apollo, insomma Andrea che completa, ma quanto è bello lo spazio su tutte le sue declinazioni, insomma stiamo parlando, e Luigi che completa, il Cosmo è in ottime mani, però riferimento all'associazione culturale comunque, quindi facciamo i complimenti comunque anche a chi è intervenuto e ha partecipato. Tra gli assenti di oggi che mi sarebbe piaciuto avere, sto cercando di mettermi in contatto ma non riesco a collegarmi, è con Paolo Colonna di Accademia delle Stelle e anche con Alan Zamboni che è curatore di Curious e sono altri due divulgatori che avrei avuto piacere di inserire, sto cercando di mettermi in contatto, va bene, li saluto se sono in diretta, ma andiamo avanti intanto con quello che abbiamo e naturalmente sempre il Buon Natale, lo voglio ricordare tra poco, una sorpresa per Letizia e intanto andremo avanti, sì, intanto se avete qualcosa da dire la sto preparando giusto per lei. Altri argomenti, Beppi Lorenzo, abbiamo parlato di Beppi Colombo, non Beppi Lorenzo, Beppi Colombo di per Mercurio, c'era Beppi Colombo, abbiamo il Solar Orbiter Lorenzo. Pure c'è esatto, Solar Orbiter pure Solar che Orbiter, sta dando grandi soddisfazioni Parker, e Solar Probe, la Parker Solar Probe, sì, quelle grandi missioni anche quelle lì, assolutamente interessanti. Esatto, stanno seguendo l'attività coronale del nostro Sole con tante belle scoperte. Ecco, a proposito di Sole, quest'anno è stato il grande ritorno delle macchie solari. Alla fine, dopo settembre, dopo un timido inizio, ha ricominciato il nuovo ciclo di macchie solari. Cosa vuol dire in termini? Ecco, parliamo un po' in generale, poi chi vuole intervenire può dire cosa vuol dire la comparsa delle macchie solari? Quale significato può avere? Che cosa può succedere per la Terra? Quale utilità hanno? Ecco, queste sono le domande che magari facciamo, giusto a scopo di curiosità. Chi vuole intervenire può intervenire. Vabbè, io parlo dal punto di vista astronautico, rallentano più rapidamente i satelliti, quindi il decadimento della stazione spaziale di Hubble, siccome io lo guardo continuamente, è aumentato adesso. Anche questo motivo, certo. Le aurore boreali sicuramente è lo spettacolo per chi può vederle, andarle a vedere. Ce ne saranno tante. Per chi ricorda questi grandi eventi, voglio ricordare ancora il grande evento di flare degli anni del XIX secolo che aveva messo in crisi una giovanissima terra tecnologica e quindi saltarono i fusibili dei lampioni, della corrente elettrica, ci fu un grande blackout durato non so quanto, i giornali riportarono questo grande evento, poi mano a mano che approcciavamo alla conoscenza del Sole anche grazie a altri contributi anche di storici italiani, poi andremo ad annunciare, dice chi se me li ricordo, quindi voglio dire, questo è il grande annuncio, la grande attesa, il grande terrore che possono avere gli scienziati, cosa può succedere sulla Terra. Ma guarda, non senza dare da lavorare tanto ai catastrofisti, perché basta che uno dica mezza parola, poi ti trovi quello che ti scrive, oddio, moriremo tutti bruciati, che non è così. Ecco, no, sì, c'è da dire invece, diciamo, l'opposto, nel senso, questi satelliti, questo grande studio del Sole, anche nato dalla preoccupazione del fatto di avere così tanta tecnologia in orbita, che potrebbe essere effettivamente danneggiata dall'arrivo di un flare di materia di un plasma dal Sole, ha creato questo nuovo settore della ricerca che è la meteorologia spaziale, che è interessantissima. Lo space weather è uno dei settori di ricerca più nuovi e probabilmente più affascinanti, fa anche parte del programma di ricerca di Beppi Colombo, perché piazzato lì è il primo che può intercettare comunque il materiale emesso dal Sole, quindi capire, guardare da vicino che cosa succede sia sulla superficie che nell'atmosfera del Sole e poi ovviamente le due missioni solari, e questo è estremamente interessante e affascinante proprio perché al di là dello spettacolo delle aurore boreali è importante capire come si comporta il Sole per tutta una serie di implicazioni sia sui nostri satelliti in orbita che per le stesse rotte polari, per esempio mi dicevano degli aerei che comunque passando sul polo è una zona critica per quello che riguarda anche tutta la questione delle radiazioni, e quindi diciamo che è un settore molto più vicino a quello che succede sul Sole alla nostra vita di tutti i giorni di quello che si può pensare. Più lo studiamo ovviamente più riusciamo a proteggerci, a capire
come, ecco, non essere preda di falsi, diciamo, paure. Le conseguenze del nostro mondo tecnologico fanno sì che dobbiamo stare un po' attenti a quello che fa il nostro vicino sole, perché ovviamente le macchie solari non sono altro che anomalie magnetiche che possono comportare in alcuni casi anche una produzione di flare e di emissioni di radiazioni un po' simili all'effetto AMP della bomba atomica, ecco. I satelliti, gli aerei sono tutti un po' schermati, per cui diciamo il discorso, sì, se si tratta di... Però mi dicevano che le tratte polari comunque se ne accorgono, le tratte polari se ne accorgono perché il nostro campo magnetico è più sottile. Infatti, al volo entra tutto da lì. C'è il cono da cui entra tutto. Il paragone è banale per chi se lo ricorda, io sono sempre stato un appassionato di smucinamento, sono uno smanettone. Quando una volta c'erano i cinescopi a tubo catodico, che è un acceleratore di particelle, un po' sui generi, siamo acceleratori di particelle. Se qualcuno aveva il buon cuore di prendere una calamita e metterla vicino al cinescopio mentre stava lavorando, che succedeva? Si faceva la macchia. Sì. La macchia, tante volte nei vecchi cinescopi, era una cosa che era diventata cronicizzata perché non andava più in funzione un impianto che il cinescopio, diciamo, di buona qualità aveva, che era lo smagnetizzatore. Quando partiva lo smagnetizzatore, e spesso succedeva dopo 20 anni di utilizzo, cominciavano a comparire le macchie sul cinescopio. Se tu volevi divertire con un cinescopio vecchio, mettevi una calamita vicino e fai la macchia. La macchia solare è quella. È un'anomalia magnetica che genera un flusso deviato di particelle cariche. A noi ci potrebbe danneggiare, ripeto, a livello del mondo tecnologico, nelle rotte polari, dove il campo magnetico è più sottile, si sentono di più. Per fortuna i satelliti e gli aerei sono quasi tutti schermati, per cui problemi grossi non ne hanno, a meno che non sia un'eruzione molto violenta. Sì. Piuttosto c'è il blackout della nostra tecnologia social, vabbè, allora cominceremo a scriverci i pizzini. O finalmente ricominceremo a parlarci di persona, appunto, sì. Riscopriremo i vecchi rapporti umani. Che cos'è questo? Noi siamo esploratori. No! Stasera abbiamo bisogno di sapere cosa c'è là fuori. È la protosigla di C'è Spazio questa. L'universo ci sfida. Ciò che abbiamo conquistato è solo l'inizio. Nuove destinazioni ci attendono. Non sappiamo cosa ci aspetta, ma questa è la ragione per cui dobbiamo andare. Noi siamo esploratori. Grazie, che ricordi, bello, bei tempi. Bene. Ma tornando un attimo a quello che si sente in giro rispetto a pseudoscienze, non c'è da meravigliarsi se qualcuno spara veramente cose incredibili. C'è ancora gente che non crede agli sbarchi sulla Luna o al fatto, certo, che noi siamo riusciti. Vedo Roberto che si mette le mani. hai perfettamente ragione. Sì. Ma, assediamo. Ma se vogliamo dire qualcosa di più, prego Ciro. No, ma giusto per capire che esiste anche una realtà come questa che fa mettere le mani nei capelli un po' a tutti, però sono anche estremamente convinti di quello che dicono, cercando di sbugiardare quelle che sono le prove reali che ti dimostrano l'esatto contrario. Per cui non c'è da meravigliarsi, ahimè. Ah no, beh, ma mettiamoci anche i terapeutisti, che anche loro tra i complottisti, vogliamo anche ricordare quelli che dicono perché sennò rischio l'emicrania, non voglio rischiare. No, guarda, però per dire l'assurdità, cioè il negare l'evidenza, sì, no, ormai è pazzesco. C'è veramente di tutto. Per dire una cosa forte, dico che certe volte la libertà di espressione andrebbe limitata, perché cioè sono cose che sono inaudibili. Ecco, vabbè, faccio una battuta stupida. Il mio figlio, che ho citato prima, quando fa qualche conferenza al Planetario di Milano, parte subito con un piccolo disclaimer: dice, guardate, allora siamo stati sulla Luna, noi la Terra non è piatta. Se avete qualcosa da dire in contrario, vi accomodate subito, se no vi prendo la parolaccia proprio prima di iniziare. Ecco. Vabbè, perché poi ci vanno apposta a fare polemica, questa è una cosa diversa. Ci vanno apposta, guarda. È anche una richiesta di attenzione, è la classica richiesta di attenzione. Poi, ho capito, vada allo psicologo, voglio dire, non è che poi devi andare a rompere scatole agli astronomi, pagati uno psicologo, esatto, che poi risolviamo i problemi prima, insomma, senza danneggiare la comunità.
Esatto, fatti cadere, una volta che li si fa cadere nella loro contraddizione, si rendono conto di essere osservati un po' da tutti così, allora si mettono un po' più quieti. Però effettivamente l'intro del figliolo di Roberto è bellissimo, è veramente bello. Ci vuole troppo. No, anche perché tante volte, guarda, io mi sono per diletto, ho comprato il libro Non siamo andati sulla Luna, ma così, tanto per è un altro che si intitola Il mistero di Marte. Allora, sul mistero di Marte stendo un velo di pietoso perché sono 200-250 pagine di ripetizione totale delle sempre le stesse quattro fesserie, praticamente le ripeto all'infinito, per cui alla fine dice sì, ma che cosa vuoi dire? Cioè, non si capisce. Non siamo stati sulla Luna, ecco la più spassoso, perché questo sedicente personaggio che viene dalla Lucchesi. NASA, sì, però faceva l'archivista, cioè quindi voglio Sì. dire, come quando vengono a dire, ma ha detto il dottore che non mi devo mettere la mascherina. Ma il dottore dove, che cosa fa? Che dottore è? Che è un califugo, un podologo? Che cosa fa questo qua? Cioè, vi devi prima dire che in che ambito lavorava. Ma Non siamo stati sulla Luna è veramente spassoso, perché fa tutta una serie di costruzioni sue mentali all'inizio, dopodiché comincia a portare un po' di prove fotografiche, un po' di prove testimoniali, sempre di personaggi di sedicesimo ordine nell'ambito di quel programma spaziale, e poi alla fine ci lascia con delle conclusioni che sono conclusioni un po' alla Conte Mascetti, cioè dice tutto e non dice niente, un po' la supercazzola di Amici miei, ecco, insomma, alla fine è vero, ma non è vero, potrebbe essere, ma potrebbe non essere. Alla fine l'ultima frase dice, però, secondo me dalla 14 in poi ci siamo andati. Un Allora siamo a compromesso. posto. No, nel frattempo ha fatto i E qui, soldi e poi sfrutta, ecco, molta certo. ignoranza che già dico, oh, questo stava dalla NASA, l'ha detto lui, lo dice lui, ma tu sei sicuro? Ma tu l'hai visto? Ma tu l'hai Posso visto? dire Cioè. una cosa? Allora, visto che avete tirato in ballo i Anche terapisti, due. sì, sui Anche due. terapisti, no? Stefano sa che io non sopporto assolutamente questi È una complottismi e guerra. queste tesi. Sì, assolutamente. Io li cito spesso in realtà nelle mie lezioni, proprio per far dare degli esempi di ragionamento antiscientifico, tra l'altro, ecco. Oltre che a volte anche polemizzare spiegare ad alunni che sono convintissimi che non siamo andati sulla Luna, cercare di farli ragionare, e smontare tutte le loro argomentazioni che loro prendono dalla rete, ma secondo me esiste una predisposizione delle persone ad accettare tesi che vanno controcorrente ed è molto difficile poi dimostrare il contrario, è molto più faticoso, cioè dire una balla la sarebbero quasi tutti subito. Ma Cercare di far capire con un linguaggio scientifico tecnico è complicatissimo che è sbagliato e poi vabbè, è un discorso troppo lungo, connettete il lasciamo. cervello, insomma, il Sì, discorso è molto semplice. A proposito di questi alla commenti, fine c'è un sì. messaggio di Roberto Castagnetti che dice: ci pensa Buzz Aldrin a spiegarlo con delicatezza ai negazionisti. Ok, secondo Sì. Federica, tra virgolette, Con il ridendo, era pugno, triangolare la Terra, sul pa un po' famoso curioso, terzetto. ok, va bene, le piramidi su Marte. Andrea Cuoto che dice: pensate che le piante producono ossigeno anche per terrapiattisti e negazionisti lunari. Saluto Corrado Campisi, Andrea Cuoto, Troppo sì. Andrea che se ne sta andando, ne Ciao capitano Corrado, spesso. ciao Andrea. C'era adesso così, se ci sei ancora, batti un colpo. Insomma, ecco, l'evento di Carrington del 1859 ci ricorda proprio Roberto Castagnetti. Quindi andiamo avanti, vado a leggere sempre tutti i messaggi che arrivano perché ci stanno seguendo. Siamo contenti di avervi tanti ospiti che abbiamo in diretta. È bello questo, mi fa piacere. Andiamo, Il complotto è molto seducente, vero. per cui è facile che l'uomo, Più le semplice. persone, sì, le persone comuni, credano più facilmente al complotto, il quale, è intrigante, seducente e ti mette, ti fa partecipe di un segreto che a tuo Intellettuale parere anche. non sapeva nessuno. In realtà non si basa esattamente sul niente, un po' quello che diceva Roberto. C'è l'amico dell'amico che è stato parente di qualcun altro che forse ha lavorato per una ditta che potrebbe aver spedito un bottone alla NASA, cioè cose così. Bill Kaysing, che citava Roberto, era un archivista della Rocketdyne. Dopo 4 anni, credo, adesso non vorrei sbagliarmi, dopo 4 anni di collaborazione,
in qualche modo si è allontanato. Alcuni dicono che sia stato licenziato, qualcuno ha detto che si è licenziato lui perché aveva avuto questa consapevolezza, cioè che l'uomo non era mai andato sulla Luna, secondo lui, da archivista. Sì, purtroppo i complottisti si muovono appunto su questa, su questo terreno qua, esatto, che non ha nessuna, non ha né capo né coda. Quello che io amo definire in maniera un po' così, un po' superficiale, discussioni da bar, cioè mentre prendi un caffè fai una discussione sulla partita di ieri sera piuttosto che su qualcosa di avvenuto così. Un attimo, comunque, Daniele Gasparri. Daniele Gasparri, benvenuto a trovare il nostro ospite velocissimo per gli auguri di Natale da parte di tutti quanti noi. Daniele Gasparri, che abbiamo avuto tra tutti voi come uno dei primi ospiti, sfruttando le sue lezioni di astrofisica che sono entrate, diciamo, nell'annuario di qualche anno fa di SPF e sono ancora conservate come reliquie e sempre pronte a entrare in uso perché sono sempre immortali. Daniele, benvenuto, finalmente ci vediamo di persona. Ciao, grazie per l'invito e auguri a tutti. È stata una cosa un po' improvvisata, però sono stato contento che Stefano mi abbia invitato e anche se non sono stato molto presente in questi ultimi mesi, ho sempre seguito la community, il grande lavoro che sta facendo Stefano, ma tutti voi, dovrei citare uno per uno, però sono semplicemente contento perché... Il merito che vedi è da ripartire in tutte le persone che io ho voluto insieme su SPF, perché diventa un grande agglomerato di conoscenza, tutto in un unico box, ecco. E quindi sono tanti, tanti canali che vengono a trovare SPF, quindi SPF ha solo il merito di riunire la creme della divulgazione scientifica, poi chi più chi meno e ognuno col suo argomento. Sì. No, è bellissimo, infatti, è difficile trovare luoghi, specialmente sui social network, in cui si abbia questa qualità. È bello anche da parte tua saperlo, perché non siamo mai riusciti a vederci fino ad ora e approfittiamo della vigilia di Natale proprio per salutarci, sì, per farci gli auguri. Ho avuto modo di vedere i tuoi lavori, le tue bellissime fotografie, i tuoi scatti da Atacama, il posto più pulito dove tu possa effettuare fotografie, e ci è piaciuto. Adesso sei lì, giusto? Sei in Cile. Esattamente, sono qua, nel mezzo al deserto. Raccontaci, due minuti, raccontaceli, poi ti saluto e ti congedo, così poi torniamo al saluto, ragazzi. Dai, dici qualcosa. Che meraviglia. Sì, io sono riuscito a tornare qua ad Atacama, vediamo se si vede un po' meglio così. Io sono riuscito a tornare ad Atacama alla fine di novembre. E l'idea era poi anche andare a vedere l'eclissi totale di sole del 14 dicembre. Solo che quella non è andata benissimo. Il cielo più nuvoloso del Sud America. Esattamente. Io credo che sia stata l'eclisse con il cielo più coperto in assoluto, abbattuta anche quella del 1999 in Europa, perché anche lì è stata una tragedia. Però qua praticamente credo l'hanno vista 10 persone in Argentina. Però mi rifaccio con il cielo di Atacama, perché l'eclisse si vedeva a 2000 km più a sud, praticamente un luogo dove piove quasi tutti i giorni, molto diverso dal deserto. Io adesso sono qua nel mezzo del deserto e continuo a osservare le stelle, mi sono guardato senza problemi la congiunzione Giove-Saturno, qua diciamo che non è necessario. Poi è inutile che ci fai vedere le case di fuori, tanto sei a Brescia sicuramente. Sì, guarda anche le montagne, si vede che sono le montagne tipiche, ecco, del nord Italia. Siamo riusciti a vederle poco, dai, alla grande. Ragazzi, qualcuno ha una domanda da fare in volo a Daniele? Sono invidia. Stiamo tutti invidiandolo clamorosamente, quindi domande voglia farne, c'è da far qua per un mese. Però, non a lui in generale, ma perché gran parte, il 50% almeno degli oggetti astronomici più belli si vedono solo lì, in quella fettina di cielo che qui non vediamo, non è giusto? È vero. Daniele, Magellano, i Cacciarini, i Centauri.
Possiamo dire che Daniele in questo momento si trova sul tetto del mondo rispetto a noi, anche se non è l'Himalaya, comunque è una parte, ha una quota alta. Poi è particolare il deserto di Atacama, perché due correnti, una proveniente dall'oceano e una proveniente dal continente, vengono neutralizzate, e questa sorta di conca, si può dire, tra due cordigliere avviene neutralizzata, e climaticamente non cresce niente perché non riceve influenza, giusto? Esatto, esattamente. Beh, è una combinazione unica qua sul pianeta Terra. Di fatto il deserto di Atacama è unico, e a me piace riferirmi al deserto di Atacama come un altro pianeta sulla Terra, perché il clima, la trasparenza, avete visto che cielo azzurro, la pochissima umidità, è una cosa che non si verifica in nessun altro deserto. Ed è incredibile perché assomiglia a Marte. Tu vai fuori adesso, e adesso, come vedete, sono nella città. È una città che ha circa 160.000 abitanti. C'ho anche un albero davanti, credo che sia l'unico albero della via di tutto il deserto. Sì, probabilmente lo sei portato in Italia. Sì, però giusto fuori la città sta a mezzo al deserto. È un'oasi praticamente. Bellissimo, guarda, volevo dire una piccola cosa, Daniele, possiamo dire che andare i tanti no che ti hanno detto in Italia siano stati un po' la tua fortuna? Si può dire? Ma questo non te lo so dire, potrebbe essere, nel senso che specialmente a livello di divulgazione, devo dire che a livello accademico non ho ricevuto tantissimi no, anzi ho ricevuto anche qualche proposta, però quando avevo già deciso di venire ad Atacama. A livello lavorativo, divulgativo, sì, ho ricevuto molti no, e alla fine spesso alcuni molto diretti, dicendo che non ce la farai mai, lascia perdere, e questi sì, mi hanno dato la forza per, per andare avanti e dimostrare a queste persone, alcune molto importanti, non posso fare i nomi perché sennò rischio, di andare avanti e di dimostrare che invece era possibile fare divulgazione, fare anche divulgazione di alta qualità e riuscire a vivere di divulgazione, perché io, ok, adesso sto facendo un dottorato di ricerca, però la mia attività principale è sempre divulgazione. Io riesco a vivere con questo, quando in Italia nessuno mi aveva detto, qualcuno aveva detto che se non sei Margherita Hack, quando ancora era in vita, anche se scrivi un libro da premio Nobel non te lo pubblicheremo mai, per dirti, ecco. Questa era una casa editrice molto importante, non ti posso dire il nome, però... Non puoi dire il nome, certamente, però io voglio ricordare una frase che tu mi avevi detto tempo fa e che voglio ricordare a tutti gli ospiti partecipanti, chi ci segue, che tu mi dicesti una frase particolare. Lei, nonostante le sue 32 pubblicazioni, all'epoca erano 32, lei non è nessuno. Questa è una frase bruttissima da dire a una persona... E voglio dire che alla fine poi quante sono adesso le pubblicazioni? Credo 37, 38. Insomma, siamo saliti, quindi alla fine dei conti tanto nessuno non sei, ecco. Ma guarda, io effettivamente sono nessuno, non è un problema. Diciamo anche una cosa, Daniele, che se tu avessi voluto pubblicare un libro... ipercatastrofista o sulla terra piatta o quello sbarco non c'è mai stato, l'avrebbero pubblicato subito, questo sarebbe proprio senza proprio con polemica, nel senso, perché sì, sì. Purtroppo il livello della divulgazione in Italia è questo, anche perché nessuno ci scommette sopra, e questo è veramente brutto, perché siamo un popolo di analfabeti scientifici, e io me ne accorgo sempre parlando con le persone, ed è una cosa veramente deprimente, quindi un grande applauso a chi ci crede. Grazie. Come te, continua a farlo con impegno ad altissimi livelli, a tutte le associazioni, e sono tante che ho incontrato anche quest'anno con questo lockdown. È stata un'opportunità, devo dire, per incontrare tantissime persone online che magari non ci saremmo potuti incontrare in nessun altro modo, e quindi c'è tutto un mondo che però non viene considerato, perché
la cultura scientifica in Italia, e si vede il risultato in questi giorni con la questione del coronavirus, è veramente un qualche cosa che è assolutamente messo in secondo piano, e questo è veramente deprimente. Però ci spinge a incaponirci ancora di più, proprio per tigna, ecco, io da madre ce ne ho in quantità industriale di tigna, se no non avrei fatto 3 figli, però ecco, è proprio perché bisogna continuare a insistere per loro, per i più giovani, per i ragazzi che hanno diritto ad avere un qualcosa di meglio, insomma, rispetto a quello che viene offerto da... Assolutamente, Daniele, una notizia per te da parte di Luigi Borghi: come si mangia in Cile? Ma si mangia molto bene, certo, non è una dieta molto variegata, diciamo che la dieta cilena è pane, burro e tanta carne, però sono tutti di ottima qualità. E va bene comunque. Sì, sì, va benissimo, si mangia molto bene. D'accordo, va bene. Daniele, avremo occasione di sentirci, spero, per altre dirette. Grazie di essere stato il nostro ospite, naturalmente con tutto il cuore. Ti ringrazio di averci reso partecipe della tua presenza e finalmente ti ho potuto conoscere di persona. Sì. È stato come un piacere, quindi ti lascio al tuo lavoro e naturalmente da parte di tutti noi buon Natale. Grazie altrettanto. Ciao, e auguri. Complimenti. Ciao, di nuovo per tutto il lavoro che fate. Ciao. Grazie, ciao. Un proseguimento a te, grazie a te. Grazie. Grazie, ciao. Quindi ragazzi, insomma, alla fine riusciamo piano piano a inserire tutti gli ospiti che dovevano intervenire, almeno siamo riusciti con Daniele Gasparri, e vabbè, questo è un piacere, va bene. Quindi niente. Allora, Luigi Borghi dice: Letizia purtroppo hai ragione, forse era qualcosa che ha detto poc'anzi a proposito delle questioni del terrapiatismo, insomma, o qualcosa che stavi dicendo durante con Daniele. Ho ragione, ma... va bene, in quanto moglie ho sempre ragione a prescindere, voglio dire, insomma. I mariti qua presenti sanno che non bisogna mai dire di no all'amore. Che non abbia ragione. Anche la fidanzata. O la fidanzata, o alle figlie femmine. Comunque, va detto una cosa. Alle sorelle. Perché io ho voluto mettere la sigla di C'è Spazio? Perché questa forse è una delle cose che, vabbè, devo dire la verità, personalmente è mancata. Ho scoperto alla seconda stagione C'è Spazio, programma che andava in onda su TV 2000, e ce l'hanno zappulato. Ok, sei nel canale sbagliato, cosa ti devo dire? Vabbè, sarà una cattiveria nei confronti della tua televisione, ma vabbè, infatti non per nulla l'ho messa con un anno diverso, un po' scherzosamente. Però il 3 dire, settembre del 99 è successo qualcosa. Certo, gli avanti della fantascienza. Sì, ma vedi Roberto. È un richiamo non casuale. Sì. Una delle tante trasmissioni che insomma era Super Quark con Piero Angela, che era stato l'anfitrione fino a quel momento, poi dopo col tempo un po' è andato scemando, soprattutto sui canali principali che potevano essere Rai, se non era per la nascita della TV digitale e del, diciamo, del canale Focus prima che venisse acquisito da Mediaset, ma senza un tono di polemica, non voglio dire niente anche al lavoro che fa anche Luigi Bignami, che comunque ha di divulgazione, fa il suo, ma voglio dire, ci sono stati quei momenti in cui abbiamo perso per un attimo la via, e allora poi un giorno, manco per caso, scopro questo programma e incontro questa signora giovanissima, 24enne. Esatto. 24enne. Questa giovane ragazza di 24 anni, sempre 24 da sempre. Anche dopo domani che compio gli anni sono sempre 24, quindi va bene. Quando è che li fai? 28 erano. 28, sì. 28. Ecco, facciamo i compiti, sempre buon 24esimo compleanno, va bene. Diciamo. Grazie. Ripeto, sono state 4 stagioni che hanno 5. Arricchito di nuovo un po' il palinsesto televisivo italiano, che dal mio punto di vista aveva qualcosa che aveva perso. E queste sono state trasmissioni che hanno, secondo me, rialzato un po' il tono scientifico della nostra Italia, perché è stato un ottimo lavoro. Ci sono stati ospiti di riguardo, abbiamo avuto Roberto Battiston, tra gli altri, no? Voglio menzionare in particolare lui, perché è stato anche un personaggio notissimo al centro dell'attenzione, anche tra mille polemiche dopo, tra questi scambi politici, giochi di cose che... Insomma, Roberto, io sono sempre considerato un ottimo divulgatore e soprattutto una persona di valore per quanto riguarda la sua conoscenza in campo scientifico. Qualcuno vuol dire altro? Assolutamente.
aggiungete qualcosa se io ometto, perché sono tantissimi gli argomenti. Hai detto giustissime cose, Stefano. Ci manca, senti, ci manca la divulgazione d'accordo. Scientifica, quindi naturalmente... Anche perché la divulgazione per le nuove generazioni è quella scintilla che ti accende la voglia poi di imparare, perché noi da bambini che cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto quella cosa meravigliosa, lo sbarco sulla Luna, lo shuttle... E diciamo, mamma mia, che bello, io voglio fare l'astronauta. Poi va bene, le vie della vita ti portano da altre parti, però ti nasce quel fuoco dentro che tu vuoi in qualche modo soddisfare. Ecco, io non è un caso che, appunto, io pure ho tre figli come Tizia Davoli, grandi, uno è astrofisico, l'altro si sta laureando in fisica, l'altro fa l'informatico, per cui la scienza ci sta. È di casa. È nata con queste passioni, con queste trasmissioni, certo. Con Piero Angela, con tutte quelle cose meravigliose che abbiamo visto da bambini. Poi adesso se giri tutti i canali, vedi soltanto talk show, gente che strilla, gente che dice un sacco di stupidaggini. Che pesantezza. Ecco, mi viene da piangere. Ecco, sì, esatto. Oppure di imbracciare una... Ecco, dimmi, scusa Roberto. No, scusa, di imbracciare la mazza ferrata e cominciare a fare una strage. Purtroppo non è ammessa la giustizia privata, però insomma ci vorrebbe. Magari non interveniamo con la giustizia privata, ma proponiamo eventualmente nuovamente, partiamo, insomma, vedi, abbiamo avuto ospiti, adesso mi hai messo in mente la questione scolastica, quindi il mio pensiero va un attimo a Corrado Campisi e a Mauro Pisio. Esatto, era spazio alla conoscenza, se non sbaglio, che hanno fatto le versioni 1.0, 2.0, 3.0 e hanno avuto tanti ospiti, e Letizia, che è stata un ospite speciale per tantissime di queste puntate, e ho avuto modo di conoscere anche un altro aspetto, quindi con la partecipazione non straordinaria, ma che dovrebbe essere ordinaria, dei ragazzi. Una partecipazione... Assolutamente, bellissimo. È un programma, devo dire, è un progetto molto bello, che è nato anni fa, insomma, proprio diciamo, devo dire, e lo dico con orgoglio perché per me il mondo della scuola è fondamentale, è nato dalla visione del programma, e Corrado ha fatto partire questa idea, l'ha portato in classe, se lo guardavano in classe, e questo devo dire, io ho sempre detto al mio direttore, se anche un solo ragazzo si avvicinerà allo spazio e all'astronomia, grazie alla fatica che stiamo facendo qui in trasmissione, per me sarà già il risultato della vita. Devo dire che questo è stato veramente bello, ed è la base anche dell'impegno che io porto avanti con le scuole. E questo progetto, i ragazzi sono fantastici. Devo dire a Corrado, non so se ci sta guardando, ma ha degli studenti spettacolari, simpaticissimi. Abbiamo fatto tante dirette anche con te, no Stefano? E i ragazzi sono veramente in gamba. E a proposito di quello che diceva adesso Roberto, dell'ispirazione, c'è una cosa che io racconto sempre e che mi ha colpito tantissimo. Uno degli ospiti di Cespazio, che è appunto uno dei direttori di ESA, una persona in gambissima, e lui mi disse una volta una frase che mi è rimasta scolpita in testa, che è questa, che se noi adulti non saremo di ispirazione per i ragazzi, come adulti avremo fallito. Ed è vero, cioè il nostro compito è quello di portare ai ragazzi il più possibile le nostre conoscenze, il fascino che è lo spazio per noi, raccontarglielo, portarglielo nella loro vita, poi dopo lanciare il semino e sperare che loro vadano avanti. Perché adesso nessuno lo fa, cioè nessuno si prende questo compito di raccontargli lo spazio, ma anche le tecnologie, siamo pieni di tecnologia attorno, noi abbiamo investito la tecnologia e nessuno lo sa. E tutti la considerano come una cosa di serie B, ma se levi le tecnologie torniamo nelle caverne, e questo secondo me tante persone non l'hanno bene colto di quanto sia fondamentale. Poi tra l'altro anche giocando, anche a livello di scuola elementare, di asilo, tutto può diventare motivo di conoscenza proprio attraverso l'esperienza ludica, quindi dal gioco alla scienza vera applicata, anche con i cosiddetti giochi di laboratorio, no? Vedere quel, per esempio, il classico test dell'uovo che entra dentro la bottiglia, no? Tirato giù da una candela che dà l'effetto mancanza d'aria, tutto il fenomeno, no? Questa piccola scienza attira i bambini in maniera allucinante, incredibile, e poi diventa motivo di curiosità, perché poi senti una notizia alla televisione, invece che parlare dei sederi e delle tette della Canalis, mi scuserà la Canalis, ma insomma anche di tanti altri, ma voglio dire... È fisica anche quella, però... Anche l'occhio... In un certo senso sì, effettivamente.
Vabbè, ha un suo perché, lo dico da donna, quindi io voglio dire un po' però. Ok, senza nulla togliere, però il troppo strozza, ok, quindi non dico che dobbiamo parlare. Ci deve essere un po' di tutto. Un po' di tutto e soprattutto non dare spazio a quelli che pensano di sapere che in realtà non sanno neanche cosa dicono se non connettono il cervello alla bocca. Sì. Chi abbiamo qua? Prendendo spunto da quello che avete detto adesso sulla curiosità dei ragazzi, nel nostro circolo di tanto in tanto fa piccoli laboratori nelle scuole o nei punti lettura. La curiosità dei ragazzini è che si dimostra in questi eventi è qualcosa che ci lascia sempre esterrefatti. Sono estremamente incuriositi da tutto quello che è il mondo dell'aerospaziale, da tutte le conquiste che nell'arco della storia sono state raggiunte, e hanno domande meravigliose e estremamente pertinenti. Quindi la curiosità di questi dei ragazzini, delle giovani generazioni, è qualcosa di bellissimo. Purtroppo i media gli danno in pasto altre cose. E noi ci scontriamo contro il Grande Fratello, tutte quelle cose contro le quali è difficile veramente avere la meglio. Certo. Ma teniamo duro, noi andiamo comunque avanti. Assolutamente. Per fortuna poi ci sono spazi indipendenti come questo qua, insomma, dove noi possiamo magari esprimerci anche in maniera artigianale, perché vedi quello che faccio io, quello che fai tu, quello che fa Marco, fa Stefano, che facciamo tutti quanti dentro la saletta di casa con il microfonino, ho ordinato per fortuna un impiantino un po' più decente per fare qualcosa, no? Lo schermo verde fatto con il lenzuolo del letto, però comunque pur di fare qualche cosa che poi ottiene comunque un risultato, piano piano è un sassolino che prima o poi la sua strada la troverà, ecco, io sono fiducioso da questo punto di vista che sebbene questi strumenti dei media sono un po' la rovina dei giovani, possono essere anche il motivo di riscatto se usati bene, insomma, un po' come tutte le cose, no? Fin dei conti dall'R7 era l'annato per lanciare le bombe atomiche e poi ha mandato l'uomo nello spazio, quindi vedi, sta a noi usarlo bene. Per fortuna gente come Stefano fa questi raccoglitori, contenitori di divulgazione, noi riusciamo a mandare questo discorso un po' in giro e magari qualcuno si avvicina. Guarda, a me mi fa tanto piacere quando ci sono persone che fanno delle domande anche ingenue, però In alcune pagine vengono trattati anche male. Ne abbiamo fatto una discussione qualche tempo fa privatamente, no? E a me invece questa cosa qua non piace, perché se tu fai una domanda ingenua, magari tu hai fatto una vita, che ne so, il postino, tutto rispetto per i postini, ti sei interessato a fare il portalettere per tutta la vita o hai messo i timbri sulle raccomandate, un bel giorno vai in pensione e scopri che esiste la scienza. Gli fai una domanda anche ingenua, però vuol dire che tu in quel momento ti sei accesa una scintilla. Io ti devo rispondere, ho tutto il dovere di spiegartelo in maniera semplice, anzi, più lo so e più devo essere in grado di spiegartelo in maniera semplice, perché come in tutti, voi mi insegnate, come in tutti i settori, quando si parla per paloroni vuol dire che si deve nascondere una grossa ignoranza. Io lavoro in banca, c'è gente che parla esclusivamente con termini tecnici inglesi, presi così, un po' a casaccio, perché magari non sanno cosa ci sta dietro, perché tanto fino a mo' non è che gli serve calcolare una cedola come o il rendimento di un titolo perché glielo fa il computer, magari incominciano a sparare un sacco di fesserie in inglese, quando tu magari al cliente, alle volte io glielo spiegato in dialetto, perché diceva devi capire quello che stai facendo, se no rischiamo di non capirci. No? Sì. È tutto qua, ecco. Il nostro compito, effettivamente, secondo me, adesso sta diventando molto importante. Speriamo di poter andare sempre avanti. Sì. Sì, no, speriamo. Speriamo e speriamo che le collaborazioni e questi momenti, grazie anche a Stefano, continuino e ce ne siano altre. Perché è un modo come un altro, innanzitutto per conoscersi e poi dopo per far sì, per arrivare anche a quell'utente in più, a quell'ascoltatore in più, che potrebbe, come diceva Roberto, ma un po' come abbiamo detto tutti, prendere spunto da queste cose e chi lo sa, incominciare a interessarsi di scienza, di tecnologia, di astronautica, di astronomia. Io da bambino ricordo con grande piacere le trasmissioni di Carl Sagan, Cosmos, sì, bellissimo. Io il libro.
Ne avevamo già, anche già parlato io e te, Roberto, di questa cosa qua. Erano meravigliose. Carl Sagan era un divulgatore semplice facendo un parallelo, ricorda Pirandello. È ottimo commuovere certe cose scrive. Sì, no, grande, grande. Ha preso un po' il suo testimone, Neil deGrasse Tyson, che è molto, molto bravo. Ed è piacevole ascoltare anche lui. Ricordo però con molto piacere, scusate, Carl Sagan, che è rimasto scolpito nella mia memoria. Ma pensate, questi grandi divulgatori scientifici, adesso, senza togliere anche, cioè, voglio anche ricitare il grande Stephen Hawking, naturalmente, che chi più di lui potrebbe essere rappresentante della scienza, anche pratica, ma soprattutto coraggiosa per tutto quello che gli è capitato e per come ha affrontato. E tutti questi grandi divulgatori scientifici, questi scienziati, divulgatori anche per programmi per bambini, sono stati raccolti, manco a farla apposta, in un contenitore di una sitcom televisiva che è durata 12 anni, che voglio menzionare citando Big Bang Theory, nella quale sono intervenuti sia personaggi di fantascienza tra Star Wars e Star Trek, ma anche importanti divulgatori scientifici del campo americano e inglese che insomma hanno partecipato chi più o meno scherzosamente, ma dietro la grande scienza del personaggio Sheldon Cooper, no? C'era anche un grande lavoro scientifico dietro, perché tutte quelle lavagne che lui faceva, le sue grandi masturbazioni mentali come posso dire, autismo scientifico, erano vere, perché non c'era niente di campato per aria, era tutto spiegato, per chi era conoscente della materia, era tutto corretto, e c'erano anche le speculazioni sul fatto di io odio te perché tu credi di saperne più di me. Questa è la realtà. Ci sono queste persone che veramente si scornano nel grande palinsesto scientifico, perché non si possono vedere, perché uno ha scritto meglio di un altro, ha scritto su questa rivista piuttosto che in un'altra. A me mi è venuto da ridere, però insomma hanno fatto da cornice in quello che è anche il grande programma, l'idea, i grandi progetti che ognuno di noi vuole fare. Ognuno di noi ha qualcosa dentro il proprio cassetto, vedi? Per esempio, C'è Spazio è stato uno di questi sogni realizzati. È un programma che comunque Letizia ha voluto, ha realizzato, e le quali io dico sono affezionato a questi anni. Big Bang Theory è un'altra di quelle, e io poi con Ciro Segreti del Cosmo, nonché Luigi Borghi, Pillole il Volare, Marco Di Lorenzo, Alive Universe, Roberto Paradiso di Cosmonautica, Storie di Cosmonautica, e tutti gli altri che non sono presenti oggi, ma che menziono sempre ogni volta che partecipano, fanno da grande palinsesto in quello che è la mia quotidianità assieme al lavoro di veterinario. Questo esce un po' dagli schemi, però è quello che io sono realmente. Però, ripeto, l'astronomia è stata quel grande sogno mancato da parte del sottoscritto, e che per colpa di docenti alle medie, docenti alle superiori, mi hanno sempre riso in faccia: cosa vuoi fare da grande? Alle medie volevo andare allo scientifico, i docenti mi hanno riso in faccia e mi sono iscritto all'agrario. All'agrario, cosa vuoi fare? Voglio fare l'ingegnere aerospaziale. Ovviamente, forse all'agrario era un po' presuntuoso da fare. Mi hanno riso in faccia e ho fatto il veterinario. Ma alla fine, l'astrofisica e l'astronomia sono rimasti hobby nel cuore, però ci ho studiato e credo di essere, non voglio essere presuntuoso, ma credo di aver studiato abbastanza per poter cercare le persone giuste che possono poi curare tutto questo palinsesto, che oggi è la diretta natalizia speciale di SPF, che però racchiude il lavoro grande fatto da voi. Io sono soltanto un raccoglitore che mette tante pagine in un libro. Alla fine è questo. Voi siete questo. Siete tanti argomenti e io sono il libro che vi raccoglie in questo momento.
però sono tanti i libri, perché ci sono tante altre community, io non sono l'unica, voglio ricordare per esempio Spazio Community, per esempio Cronache del Silenzio, che ha una grande divulgatrice come Catalina Curceanu, che ogni tanto parte in diretta, anche lei è una grande, insomma, le apprezzo queste cose. Chiunque fa la vera divulgazione non lo fa per presunzione, come ho avuto modo di vedere. Purtroppo c'è anche quello che vuole raccogliere tanti iscritti, a me non me ne frega niente. Sono 1700 e passa di iscritti su Spazio Penultima Frontiera e ho buttato fuori bravissimo tutti quelli che rompevano le scatole. Bravissimo. Quelli che rompevano le scatole. Perché alla fine ho detto, voglio gente che mi ascolti. Non perché stiano in silenzio, ma perché partecipano attivamente, sappiano di cosa parliamo e di cosa vogliamo dire. Quindi ognuno è libero di divulgare e pubblicare, però nei limiti della conoscenza dimostratemi che siete capaci. Voilà. D'accordo con te, Stefano, sono d'accordo. E questo contenitore che tu hai creato è una cosa molto bella. Sì, insomma. Abbiamo Daria Guidetti, ci sta seguendo, un saluto Daria di Istituto Nazionale di Astrofisica. Ciao Daria. L'avevo invitata se voleva partecipare, adesso aspetto se mi dà un ok, se vuole entrare anche per lei 2 minuti li possiamo spendere. Daria e anche lei ha seguito, con Rete Economy ha fatto un'altra trasmissione, se non sbaglio era Destinazione Spazio, credo, Destinazione Cosmo. Sì. Comunque è vero, vero. Se non mi ricordo male, sì. Ma tuttora credo che la faccia, no? Non mi ricordo. Purtroppo seguo poco. Non so, ma credo che lo faccia ancora, no, Daria? Credo che non esista più Rete Economy. Non esiste più? Lei lavora per l'Istituto Nazionale di Astrofisica e quindi anche lei, credo, tua corregionale, se non sbaglio. Sì, ma molto brava, Daria, è fortissima. Ecco qua, insomma, anche lei ha partecipato, insomma, è stato un piacere sentirla molto spesso, mi manda ogni tanto mi manda qualche articolo, mi piacerebbe riuscire a coinvolgerla un po' di più, impegni permettendo, e naturalmente spero di averla ospite un giorno come ho avuto voi. Insomma, in tutto questo, cosmonautica, il cosmo, c'è spazio e Alive Universe, sono tanti piccoli sassolini che messi insieme formano una grande spiaggia. Ecco, questa è la divulgazione scientifica che voglio realizzare. Un obiettivo del 2021 era quello di comprare un pacchetto televisivo per mettere insieme tutti i vostri programmi e mandarli in onda per 30 giorni consecutivi, in modo che ognuno avesse il suo palinsesto articolato e che quindi le vostre trasmissioni nei vostri canali venissero riunite in questo canale. Visto che c'è questa opportunità, se riesco a risolverla, certo, ci vuole un piccolo contributo, ma ripeto, è un'organizzazione di cui vi parlerò più avanti se avrete voglia e pazienza di seguire. Io ragazzi, scusatemi, ma vi devo salutare perché sono le 5 e l'organizzazione della cena, per quanto in Covid e l'isolamento incombe. Quindi direi che, ragazzi, un'ora e 47 minuti, siamo arrivati anche al limite. Io avevo previsto 30 minuti per farci gli auguri di Natale. Però un ultimo giro, Letizia, rimani con noi 5 minuti, faccio un ultimo giro. Un ultimo giro partendo da Ciro, poi Roberto e Marco, e gli auguri di Natale e i saluti. Io a nome del Circolo Il Cosmo auguro a tutti un lieto Natale in famiglia e arrivederci alle prossime occasioni come questa. Grazie Stefano. Grazie Ciro, sì. Buon Natale e un abbraccio a te e a tutti i tuoi cari e grazie a tutti i rappresentanti dell'organizzazione Il Cosmo, dell'Associazione anche, Culturale di Modena. Anche io vi saluto, faccio un carissimo auguro di Buon Natale e di buone feste, sperando che questo 2021 ci porti notizie migliori, una vita finalmente all'aria aperta, sociale, senza mascherine, senza impedimenti, e ci porti anche a queste soddisfazioni nel nostro ambito che, insomma, hanno reso meno amara la pillola del 2020. Quindi spero di stare ancora più tempo con voi, perché è veramente un piacere. Io ringrazio infinitamente
per lo spazio che mi date, e quindi ciao e tanti cari auguri veramente alle vostre famiglie. Grazie. Persone. Naturalmente lo streaming sarà a vostra disposizione, potrete divulgarlo anche, quindi farlo vedere anche nei vostri canali, fatene l'uso che meglio ritenete opportuno. E quindi Marco, a te l'ultimo saluto. Ok, anch'io ovviamente auguri a tutti, sicuramente sarà meglio il 2021, perché è difficile che possa essere peggio, insomma, del 2020, e a nome di tutta la radiazione di Alavi Universe, meglio non dirlo, a nome di tutta la radiazione della radiazione, va bene, quella lì, insomma, auguri a tutti quanti. Fare. Okay. E ce la possiamo fare sicuramente, e grazie a Stefano, che non è solo un aggregatore, ma in realtà sei un grande divulgatore, perché hai dei grandi meriti. Se sei riuscito a fare quello che questo sito e mettere insieme tutte queste persone, vuol dire che dei meriti grossi li hai. È perché semplicemente ho messo naturalmente ognuno nel proprio spazio, senza fare in modo che si sovrapponessero, ma che anzi ognuno avesse il suo spazio, e quando era il momento tutti insieme appassionatamente a raccontare queste pillole grandi che voi ci divulgate. Grazie ancora Marco, Ciro, Roberto, vi congedo, grazie. Letizia, a te gli ultimi grazie, saluti. Grazie, auguri a tutti. Guarda, io un augurio veramente di cuore di Buon Natale a tutti, sperando di avere ancora, anzi, diciamo che il buono che ha portato questa pandemia è stato di trovare questi momenti di incontro che magari nella vita normale non avremmo mai avuto, quindi scoprire questo mezzo per conoscersi e fare rete, e continuarla a creare questa rete di divulgazione, di amicizia, insomma, perché poi dalla rete si torna sempre nella vita reale, per fortuna, e quindi di riuscire a continuare a fare tutto questo è veramente un augurio di cuore, che questo 2021 comunque vada meglio di questo 2020, perché adesso dai, possiamo solo migliorare, diciamolo, facciamo questo vaccino, incrociamo le dita e che tutto vada bene. E quindi veramente un augurio di cuore a tutti, e grazie per il lavoro che fate, che fai tu, Stefano per primo, e Ciro, Roberto, Marco, tutti, veramente un grandissimo lavoro, e continuiamo a portare i nostri sassolini e a combattere contro chi non vorrebbe farceli portare, e quindi noi teniamo duro e resistiamo. Benissimo. Brava. E da parte di Spazio Penultima Frontiera ringrazio tutti, naturalmente a nome della fondatrice Simona Serafini, che nel 2015 volle fortemente SPF, divenne dopo come sigla e solo SPF, nacque come Spazio Penultima Frontiera, e a nome di Rossana Miani, Federica Ardigodi, Fedar Moss, Stefano Mossa, che è qui presente, e di tutti i partecipanti alla trasmissione, nonché un grazie a Anna, Daria, Antonio, Luigi Borghi ovviamente, Nino Muscas, Andrea Cuozzo, Corrado Campisi, Mauro Bisio, Andrea ancora, Eleonora, Federica, Roberto Castagnetti e tutti gli altri che ci hanno seguito in singolar silenzio, in religioso silenzio, un cordiale saluto, un buon Natale, un felice anno nuovo, veramente che sia veramente speciale, un buon compleanno a Letizia per il tuo prossimo compleanno, naturalmente. 24 sempre. Grazie a tutti voi, e naturalmente in dissolvenza tutti quanti, a nome di tutti, sigla. E io in ultimo vi saluto cordialmente e naturalmente ringrazio tutti i partecipanti che sono stati in mia compagnia, e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento. Avete potuto assistere anche al grande giveaway che ha visto in una piccola frazione il vincitore di questo piccolo concorso. Naturalmente ci auguriamo che gli anni prossimi possa essere organizzato un po' meglio, perché abbiamo fatto un'improvvisata dell'ultimo secondo, doveva partire il 25, invece l'abbiamo fatta oggi insieme a tutti gli ospiti, e quindi siamo riusciti anche a fare questo. Era meglio, però tutto sommato un'improvvisazione in questo tipo è riuscita bene, quindi vi ringrazio. Spazio per l'ultima frontiera va avanti, vi auguro buone feste e che siano veramente buone tutti quanti. Grazie ancora di essere stati in nostra partecipazione, e alla prossima puntata.